Buonasera a tutti, benvenuti al confronto pubblico tra i sei candidati a sindaco di Anzio che sono qui alla mia destra. Come redazione del Granchio abbiamo voluto dare un contributo al dibattito che c'è in una normale campagna elettorale. Abbiamo voluto organizzare questo incontro per mettere a confronto i sei candidati sindaci. Io vorrei innanzitutto ringraziare Alberto Serpa per averci messo a disposizione questa meravigliosa sala. Questa meravigliosa sala di un albergo veramente molto bello, inaugurato da pochi mesi, insomma noi ne abbiamo scritto, è un investimento sul territorio che guarda al turismo, quindi va dato atto ad Alberto Serpa e la sua famiglia di aver realizzato una struttura ricettiva importante per il territorio di Anzio. Io ringrazio ancora i candidati sindaci, quindi abbiamo Luciano Bruschini, Giovanni Garzia, Valerio Pollastrini, Cristoforo Tontini, Ivano Bernardone e Candido De Angelis. Io vi rubo un minuto per spiegare come funziona il meccanismo di questo confronto. È un confronto, come potete immaginare, molto serrato. Noi prevediamo sei domande più un appello finale dei candidati sindaci. Sono cinque domande che la redazione del Granchio porrà a tutti i candidati. Una sesta domanda sarà posta da un rappresentante dello staff di uno dei candidati sindaci a un altro sindaco praticamente. Poi andando avanti spiegheremo bene. L'ultima domanda, la settima, non è tanto una domanda ma è l'appello che potranno rivolgere i candidati all'elettorato. Per ogni risposta il candidato sindaco avrà a disposizione 2 minuti di tempo che verranno cronometrati. A meno 15 io farò un cenno dal mio posto qui al leggio e quindi il candidato di turno avrà 15 secondi per completare il suo intervento. Io comincerei immediatamente con una domanda che noi riteniamo comunque importante come cittadini sulla servizio idrico e sul rapporto con Acqua Latina. Quindi sulla necessità che l'acqua torni pubblica, torni ad essere comunque controllata dagli enti locali. Quindi riprendere il controllo della rete idrica, fare investimenti importanti sul nostro territorio che sono in parte mancati in questi anni nonostante le promesse. Ecco, noi vorremmo sapere da ogni candidato sindaco qual è la ricetta in caso di vittoria su questo fronte. Comincia Giovanni Garzia, poi Luciano Bruschini, Valerio Pollastrini, Cristoforo Tontini, Ivano Bernardone e Candido De Angelis. Comincia Giovanni Garzia, grazie. Buonasera a tutti. Buonasera a tutti. Inizio io a rompere il ghiaccio, però vorrei prima di tutto come albergatore ringraziare e fare i complimenti alla famiglia Serpa per questa bellissima struttura e per aver dotato la nostra città di una struttura importante che rilancia l'economia complessiva di Anzio. Per quanto riguarda il discorso dell'acqua latina, il ritorno all'acqua pubblica è uno dei nostri punti qualificanti in linea con l'esito referendario del giugno 2011, quindi non ci possono essere i profitti sull'acqua. La nostra proposta è in ragione del fatto che Acqua Latina è una realtà che deve essere superata sicuramente e che comunque il consorzio di Carano è una cosa vecchia che è già stata superata. La proposta potrebbe essere, in sintesi molto semplice, quella di consorziare i comuni per un servizio idrico integrato, consorziare i comuni di Anzio, Nettuno e Aprilia, anche in ragione che sono comuni che hanno lo stesso approvvigionamento di fonti. I vantaggi potrebbero essere di ordine economico e di ordine gestionale. Di ordine economico in ragione del fatto che oggi Acqua Latina è una realtà con 350 dipendenti e quindi una realtà troppo grande per pensare a un riordino. Solo a livello di dirigenti oggi con Acqua Latina si pagano 500.000 euro l'anno e la sede centrale di Acqua Latina paga oggi 14.000 euro di affitto.
Quindi chiaramente tutti questi risparmi andrebbero a incidere sulle bollette con un beneficio dell'utenza notevole. Abbiamo poi un maggiore vantaggio per quanto riguarda il discorso della reperibilità, che sarebbe più efficiente, e un controllo diretto da parte del Comune che permetterebbe una valutazione imparziale del controllo delle acque da poter immettere in bolletta. Grazie. Grazie a Giovanni Garzia e al sindaco Luciano Bruschini. Grazie e buonasera a tutti. Mi associo ai complimenti alla famiglia Serpa per aver realizzato questa meravigliosa opera. Spero che vada nel migliore di modi. L'augurio che io faccio all'amico Alberto. Tornando alla domanda specifica, bisogna fare una premessa, anche se rapidissima, che Acqua Latina è arrivata per legge dello Stato, non è per volontà certamente del Comune di Anzio né dei comuni né del Comune di Nettuno, e successivamente da una legge regionale che ci ha inserito nell'ambito del lato 4 di Latina. Penso, per quel che mi riguarda, che Acqua Latina sia un grande carrozzone, lo definisco una sorta di stipendificio per tanti piuttosto che una società di servizi, e che bisognerebbe, che bisogna fare tutto quanto necessario perché tutto torni alle competenze dei comuni così come era prima. L'acquedotto di Carano, che se ne dica, dava un servizio ottimale ed era anche in grado di mantenere dei costi bassissimi. Io penso, qualora che la regione, perché oggi dipenderebbe solo ed esclusivamente dalla regione, al di là della volontà dei comuni, che la regione possa legiferare e toglierci dal lato 4 e possibilmente reinserire Anzio e Nettuno in un ambito locale. Questa è una delle cose che bisognerà fare con grande forza, e io sono anche sicuro che la sensibilità della regione, visto gli effetti di quanto è avvenuto in questi anni, possa essere recepita e concordata. Grazie. Il sindaco Bruschini è stato rapidissimo. Valerio Pollastrini. Buonasera a tutti intanto. A questa domanda, per quanto mi riguarda, c'è solo una possibile risposta. L'acqua, il servizio idrico, deve tornare ad essere pubblico nel rispetto dell'esito referendario. Con un recente comunicato, ne approfitto per divulgarlo anche a voi, Comitato Acqua Pubblica, Anzio Nettuno, ha invitato tutti i cittadini, per la giornata del 24 di questo mese, a recarsi dinanzi al giudice di pace di Anzio, proprio per prendere riscontro sulla prima azione di rivalsa svolta nei confronti della società. Il Comune, a nostro avviso, deve farsi carico di qualunque azione volta a ripristinare la legalità costituzionale finora ignorata, seguendo l'esempio e il percorso già intrapreso da altri comuni. Nel fare ciò, però, non dobbiamo dimenticare che le bollette astronomiche e i disservizi che noi oggi imputiamo solamente ad Acqua Latina sono anche frutto di una dissennata gestione, quella dell'acquedotto di Carano. Ora, questo ci deve ricordare che non sempre pubblico è sinonimo di efficienza ed equità, laddove soprattutto per pubblico dobbiamo intendere la gestione politica dell'ente. Ora, proprio a memoria di questo, io mi auguro che i cittadini inizieranno a non sostenere coloro che allora furono complici della mala gestione. Grazie. La parola a Cristoforo Tontini. Grazie, buonasera a tutti. Noi del Movimento 5 Stelle di Acqua Latina ne abbiamo fatto un cavallo di battaglia. Noi vogliamo l'uscita istantanea da Acqua Latina, perché l'acqua deve essere pubblica, non deve avere un costo astronomico
e non deve contenere arsenico e nitrati. Per questo noi vogliamo creare un'azienda speciale senza fini di lucro che possa rifornire l'acqua a tutta Anzio. E con questo concludo, perché l'acqua è un diritto di tutti e non di solo i privati. Grazie. Adesso diamo la parola ad Ivano Bernardone. Buonasera a tutti. Su Acqua Latina ci scopriamo adesso in buona compagnia, però le battaglie in passato le abbiamo fatte in solitaria. Noi nel nostro programma abbiamo scritto parole chiare e semplici: uscita da Acqua Latina e adesione alla campagna di obbedienza civile per il rispetto di un mandato referendario che è chiaro a tutti. Anche il 95% degli elettori di Anzio hanno votato affinché l'acqua resti pubblica. L'affidamento ad Acqua Latina, lo sappiamo, è avvenuto in condizioni di scarsa legittimità, possiamo dire così. Mancò allora, per esempio, la votazione del Consiglio Comunale nella convenzione per l'affidamento del servizio idrico, e quel servizio è stato accompagnato da una serie enorme di altre anomalie. Io rammento i 150 milioni di investimento conferiti ad Acqua Latina e per i quali invece abbiamo dato garanzia con il nostro patrimonio comunale, con il placet dei sindaci, compresi credo i nostri. Chi dice che da Acqua Latina non si può uscire ce l'ha detto per anni. Oggi scopriamo che su questo c'è un grande ripensamento e quindi speriamo che questo sia un percorso nuovo da poter aprire. Uscire da Acqua Latina è un traguardo, questo è sicuro, però ci sono alcune cose che possiamo fare immediatamente. Allora, innanzitutto, nessun rimborso a sindaci, assessori, rappresentanti del comune che a vario titolo intervengono negli organi di rappresentanza di Acqua Latina. Il consiglio di amministrazione di Acqua Latina finora è costato l'equivalente delle bollette annue di un comune di 20.000 persone, e a questo tipo di politiche noi abbiamo dato spalla e fianco. La verifica delle tariffe, il piano tariffario di Acqua Latina, che sarebbe sotto la sorveglianza del comune, della conferenza dei sindaci, non è mai stato vagliato e paghiamo il 40% in più di quello che dovremmo. E infine una verifica degli investimenti, perché almeno parte degli investimenti vengano utilizzati per il risanamento delle reti e dei depuratori del comune, perché la bandiera è blu, ma spesso il mare è marrone e chi se ne accorge magari viene anche querelato. Grazie. Conclude il primo giro di domande Candido De Angelis. Grazie. Acqua Latina nasce da un accordo nazionale dove il PD è parte integrante e formante, perché ricordiamo tutti che Besson è il dirigente di riferimento di tutto il PD romano, è amministratore delegato su Acqua Latina e presidente della CEA di Roma su due atti, per cui lasciamo stare i ragionamenti politici, parliamo della città. Noi, come andrò a fare il sindaco, una delle azioni più forti che farò è quella dell'uscita immediata ad Acqua Latina, per una serie di ragioni: per le innumerevoli disservizi sul territorio, perché il tempo è scaduto per quello che riguarda gli investimenti. Noi stiamo continuamente facendo polemica sul problema della bandiera blu, che secondo me rimane un'eccellenza e un vantaggio per la città. Il problema serio è che nel 2006-2007 c'era un impegno di Acqua Latina di aumentare la portata dei depuratori sia su quello di Colle Cocchino e su quello di Cavallo Morto. Nel frattempo, sui due depuratori hanno fatto allacciare tutta la zona di Cioccati di Lavigno e parte del territorio di Aprilia su quello di Cavallo Morto, senza in alcun modo aumentare la portabilità dei due depuratori. È chiaro che quando arriviamo nei momenti critici da un punto di vista abitativo nella nostra città, parlo dei 15-20 giorni di agosto, i depuratori non tengono. E allora non hanno fatto investimenti sui depuratori, non hanno fatto investimenti per quello che riguarda tutta la zona dei quartieri periferici a nord, sia Sacita, Cavallo Morto e Lavigno stazione, è ora che vadano via. Dobbiamo trovare tutte le modalità per uscire fuori da Acqua Latina. Grazie.
No, scusate, non volevo. No, vabbè, io penso di essermi fatto capire. Uso gli ultimi 10 secondi per ringraziare Alberto Serpa per questa struttura. Ricordare, e lo ricordo senza polemiche, che questa struttura prima negli anni 90 non sarebbe stata possibile urbanisticamente. Ringraziamo Candido De Angelis, quindi abbiamo assolto alle risposte alla prima domanda. Insomma, ci è parso di capire che tutti i candidati sindaci sono per la uscita quasi immediata d'Acqua Latina. Insomma, ecco, vedremo lo sviluppo degli eventi. Passiamo alla seconda domanda, una domanda di carattere generale. Si parla molto di area metropolitana, quindi di una città metropolitana allargata, un'area metropolitana per cui i comuni della provincia diventano quartieri di Roma quasi in prospettiva. Noi chiediamo ai candidati sindaci che ruolo immaginano per Anzio nell'area metropolitana di Roma, o se magari preferiscono l'ipotesi di passare sotto la provincia di Latina. Comincia Luciano Bruschini. Bene, in merito alla domanda bisogna precisare che l'area metropolitana, noi siamo ormai considerato comune metropolitano, rientriamo nell'area della provincia di Roma e quindi, così come prevista dalla legge, siamo considerati comuni metropolitani. Parlare della provincia di Latina credo che sia fuor luogo, perché ho sentito che gli indirizzi del governo sono per la soppressione totale delle province, quindi non ne parliamo. Io sono fra i 20 sindaci che sono stati nominati nell'apposita commissione che avrebbe dovuto stilare i regolamenti e gli statuti che vanno a regolamentare l'area metropolitana, e che erano successivi a una legge regionale che purtroppo non è avvenuta, quindi tutto è stato rimandato ai prossimi mesi, perché ho fiducia e speranza che la Regione Lazio, che cui si è votato qualche tempo fa, farà leggi necessarie che regolamenteranno l'area metropolitana. Al momento credo che ormai noi non possiamo che rimanere l'area metropolitana. Bisognerà capire quali saranno i compiti del comune in campo dell'area metropolitana. Io ho letto che sono delegati alla città metropolitana, quindi a Roma, tutta una serie di servizi che sono probabilmente la raccolta dei rifiuti, il metano, l'acqua, i trasporti, la scuola, ma è tutto da scrivere, questo progetto è tutto da realizzare e da scrivere. Quindi al momento noi stiamo lì, siamo in attesa che siano fatte le leggi e piano piano adeguarsi alle normative. Pollastrini. Io, per rispondere a questa domanda, faccio appello principalmente alla nostra storia, che ci vede legati indissolubilmente alla città di Roma, anche se negli ultimi 30 anni in molti hanno fatto di tutto per svilire le opportunità che questa vicinanza avrebbe potuto offrirci. Purtroppo una politica miope si è rilassata in questi anni, soddisfatta delle gite fuori porta e dell'acquisto delle seconde case sul nostro territorio. Si sarebbe dovuto lavorare invece per attrarre ad Anzio anche parte di quei milioni che ogni anno, da ogni parte del mondo, giungono a Roma. Avremmo dovuto fare in modo, in primis, che le stagioni estive ci vedessero protagonisti nel ruolo di mare della capitale. Io vi chiedo, cosa avevamo un tempo meno di Ostia? Eravamo avanti anni luce rispetto ad una località che oggi ci surclassa. Avremmo dovuto rendere allettante il turismo nella nostra città anche durante gli altri mesi dell'anno, promuovendo la nostra cultura, i nostri beni archeologici, promuovendo le nostre eccellenze, come ad esempio quella della ristorazione, che dovrebbe assurgere al rango di patrimonio nazionale, a mio avviso. Tutto ciò che ho descritto sarebbe già potuto essere realtà se solo avessimo saputo sfruttare le possibilità che la vicinanza con Roma ci ha offerto. Pensate, Anzio, quanto sarebbe più bella oggi se avessimo saputo utilizzare degnamente i fondi previsti per i mondiali, per il giubileo, per i recenti mondiali di nuoto.
sarebbero occasioni che torneremmo ad avere la possibilità di sfruttare, a patto che vi sia un'amministrazione che sia capace di tradurne il valore in un'opportunità per la città e non per le speculazioni di pochi. Grazie. Adesso prende la parola Tontini. Noi del Movimento 5 Stelle auspicavamo l'eliminazione delle province dall'Italia. Questo avrebbe spazzato via questo problema. Comunque crediamo che questa non sia un legame da subire, bensì un'opportunità da sfruttare. Certo è che i principi di partecipazione popolare e di democrazia diretta che ci portano avanti fanno sì che prima di fare una qualsiasi scelta tra area metropolitana o provincia latina, noi indichiamo un referendum popolare per sapere cosa ne pensa la cittadinanza di Anzio. Grazie. Cediamo la parola adesso ad Ivano Bernardone. Chi nei mesi, negli anni passati, ha pensato che Anzio potesse essere accorpato a Latina ha pensato una follia. Cioè significa che non sa quali sono gli elementi costitutivi di un territorio. Anzio è legato a Roma da un legame a doppio filo, di carattere millenario, storico, culturale, amministrativo, socio-economico. È inutile indugiare su questo, siamo legati appunto a filo doppio a Roma. Ma il punto è che quando si parla della riorganizzazione dell'area metropolitana occorre capire che Anzio non è un punto remoto qualsiasi del litorale, è un punto pregiato del litorale a sud di Roma. La riorganizzazione dell'area metropolitana di Roma ci investe da protagonisti. Quando si ripensa all'assetto istituzionale dell'area metropolitana, si dovrà ripensare anche al modello di sviluppo che la caratterizza. Per esempio abbandonare quello della edificazione di tutto il litorale, un modello che noi abbiamo anche scelto e assecondato con il nostro piano regolatore sbagliato, e invece invertire la rotta valorizzando le risorse del territorio. Si introdurranno criteri come una nuova mobilità, il decentramento dei servizi, l'introduzione di poli d'attrazione, poli istituzionali, poli scolastici, poli produttivi. Tutto questo per noi è una grande opportunità. Non capire che in questo dobbiamo giocare un ruolo da protagonisti significa mancare un'opportunità grande per un modello di sviluppo diverso, basato sulla valorizzazione delle nostre migliori risorse, delle nostre eccellenze come il sole, la storia, il clima, la vicinanza di Roma e del suo bacino turistico. È un'opportunità e non ce la dovremmo mai far mancare. Grazie. De Angelis. Grazie. Ma io penso che questa non sia un problema che appassionerà il Consiglio Comunale nei prossimi anni, perché secondo me non si porrà proprio il problema. Però voglio dire, se devo dare la mia risposta, la nostra storia, la nostra cultura, la nostra tradizione, come nasce Anzio, Nerone, Neropoli, ci portano tutti a Roma. Non è che possiamo andare a Latina rispetto a queste situazioni. Poi possiamo ragionare su altre cose, non fare i comizi sull'urbanistica, quelli è un'altra situazione. Possiamo ragionare perché la regione ci sta collocando piano piano a Latina. Perché se su tutti i servizi su Acqua Latina ci mettono in provincia di Latina, sul lato dei rifiuti stiamo in provincia di Latina, su quello bisogna fare un ragionamento diverso. Cioè se un consiglio comunale, mi sembra che su questo poi dopo parlerà Giovanni, dirà la sua, ma insomma ho sentito gli altri sindaci, ci sia un'idea di concorde rispetto a Roma, mi sembra che sia il caso di qualcuno va di regione, si dia mandato al sindaco, di va di regione, guarda, noi ci sentiamo
collocati all'interno della provincia di Roma, per quello che riguarda i servizi ci sentiamo più collocati rispetto alla provincia di Roma che rispetto alla provincia di Latina. Mi sembra che questa sia la nostra storia, non possiamo, diciamo, deviare da quella che è stata la nostra crescita, giusta, sbagliata, poi possiamo ragionare su questo, ma noi siamo cresciuti in provincia di Roma, è chiaro che la nostra vita e la nostra storia è quella. Completa il giro di risposte Giovanni Garzia. No, vabbè, sempre qua. Dunque, è chiaro che il quadro normativo è fumoso, questo come premessa, quindi adesso esprimersi su Latina, Luciano Bruschini ci ha detto che è una cosa fuori tema, quindi avete preparato delle domande fuori tema, quindi oppure ragionare in termini di Roma. Anch'io sono d'accordo sul fatto che con Roma noi abbiamo un legame storico, abbiamo un legame antico, però bisogna capire nel momento in cui noi diventiamo città di area metropolitana quali saranno le competenze che ci verranno assegnate, se quelle di città che manterrà una propria autonomia o quelle di circoscrizione. Quindi è evidente che noi, qualsiasi cosa che andremo a fare, bisogna che noi teniamo chiaro un fatto, che qualunque modifica lo status quo non può prescindere di andare a deperimento dei diritti di cittadini, di eleggere dei rappresentanti in grado di decidere e di equilibri che tolgano autonomia alla città. Grazie. Abbiamo completato il secondo giro di domande, i sindaci sono stati rapidissimi, contiamo per la quinta domanda di dargli un bonus di 30 secondi ciascuno perché lo meritano, insomma sono stati molto, molto rapidi e molto pratici. La terza domanda che noi vogliamo porre loro riguarda i servizi sociali e in particolare i piani di zona. Piani di zona che sono quei progetti che voi saprete, insomma, vengono pianificati dai comuni di Anzio Nettuno, d'intesa con la ASL, con le organizzazioni sindacali. E beh, in questi anni noi abbiamo visto progetti partiti, progetti frenati, progetti finanziati, progetti definanziati. Sappiamo che proprio in questi mesi il comune di Nettuno ha per esempio approvato un protocollo d'intesa per quanto riguarda un centro per malati di Alzheimer, che insomma oggi è un'emergenza sociale. Noi vogliamo chiedere ai candidati sindaci, su questo argomento, che su questo tema, che è un tema molto importante, forse il tema forse più importante tra quelli che stasera trattiamo, quale sarà la loro ricetta? Cioè sui piani di zona, che tipo di intervento concreto, che tipo di controllo concreto loro applicheranno sull'attuazione di questi progetti. Comincia con Pollastrini. Purtroppo oggi il settore dei servizi sociali paga la drastica, drammatica riduzione, pari al 74%, dei fondi destinati alle regioni. Spetta dunque agli enti locali, dei piani integrati, sopportare gli sforzi maggiori per sostenere il sistema sociale, il settore dei servizi sociali. Dovremmo farlo anche attraverso la promozione delle onlus, intanto. L'amministrazione dovrebbe agevolarne la fase di start-up e pubblicizzare tra i cittadini la possibilità di devolvere a queste strutture il 5 per 1000, in modo da consentire loro anche di autofinanziarsi. Dovremmo poi utilizzare tutti i canali possibili e di aiuto. Molti ignorano ad esempio che la Comunità Europea ogni anno stanzia dei fondi che le imprese utilizzano per realizzare degli asili nido aziendali. Ora, visto che gli asili nido mancano ad esempio nel nostro territorio, se tutti gli enti pubblici presenti in queste zone ragionassero con un'ottica aziendale e utilizzassero quei fondi per istituire degli asili nido che ab origine sarebbero sì destinati ai figli dei propri dipendenti, ma che successivamente sarebbero poi utilizzabili dal resto della cittadinanza
attraverso il semplice pagamento di un rimborso delle spese. Dovremo poi sostenere anche le organizzazioni di volontariato presenti sul nostro territorio. In ogni modo, e la politica dovrebbe fare il suo esempio in questo. Io mi auguro e sogno che coloro che accederanno nel prossimo futuro a delle cariche pubbliche retribuite, beh, in tempi come questi, scelgano di vivere del proprio lavoro quando ce l'hanno e devolvere parte dei loro compensi a queste strutture o comunque ad un fondo che possa sostenere attività di promozione nel campo del sociale. Sarebbe dall'altro anche un metodo utile per frenare questa pietosa corsa alle poltrone che ad Anzio vede alcuni protagonisti campioni incontrastati nella specialità. Grazie. La parola a Cristoforo Tontini. Per quanto riguarda le politiche sociali e sociosanitarie, ad Anzio abbiamo parecchi problemi irrisolti. Innanzitutto abbiamo una cronica carenza di fondi che vogliamo reperire attraverso bandi regionali, nazionali ed europei, che spesso e volentieri non vengono presi in considerazione, ma porterebbero grandi benefici al nostro territorio, soprattutto nei soggetti socialmente più deboli, anziani, cassa integrati e disoccupati. Vogliamo un'analisi dei bisogni presenti sul territorio e una condivisione dei dati tra i diversi enti assistenziali, perché gli attuali non consentono una progettazione efficace e mirata sul territorio. Vogliamo incentivare campagne di promozione del volontariato, anche in collaborazione con le scuole. Ciò consentirebbe di far confluire nel sociale risorse nuove e a costo zero. Grazie. Rapidissimo, Tontini, Ivano Bernardone. Sì, da circa 15 anni noi sentiamo parlare ininterrottamente di porto, di piano regolatore. Io, benché ingegnere, quando ho arrivato in Consiglio Comunale ho deciso di partecipare per scelta alla Commissione Servizi Sociali, perché penso che la chiave di lettura del territorio non possa più essere per noi la quantità di cemento che riusciamo a calargli addosso. Non sento mai parlare di cittadini, di chi sono, come siamo fatti, dove abitiamo, che cosa vogliamo, chi parla con loro. Questo è i piani di zona, la risposta alle esigenze della città. Allora noi siamo arrivati al paradosso che in una città che sta morendo soffocata dalle case invendute, se una famiglia versa in condizioni di disagio, di difficoltà economica, non si avvicina più ai servizi sociali perché ha paura di essere smembrata. Si ha paura che le madri vengano separate dai figli perché vanno in comunità diverse, in case famiglia diverse. Molti dei progetti dei piani di zona, è vero, lo diceva bene Ivo, sono falliti perché soprattutto mancavano le strutture. Abbiamo realizzato tanti volumi, nessuno dedicato ai servizi alla cittadinanza. Allora questo chiama in causa anche altri temi, una riattazione, una riverifica del patrimonio comunale, ma anche un diverso modo di interagire con l'edilizia privata affinché dei locali, dei posti siano disponibili per servizi. Quando le risorse scarseggiano e si parla di un riequilibrio anche su scala regionale dei finanziamenti destinati ai piani di zona, occorre introdurre livelli di trasparenza e correttezza che, diciamocelo, non ci sono stati. Adesso non è il caso di indugiare su questo, ma la nostra città ha vissuto anche questo, la lente della magistratura proprio su uno dei punti chiave della vita sociale di una città. Queste sono cose che vanno assolutamente evitate. Allora più strutture, più servizi di prossimità. Alcune cose si possono fare anche con minore impegno, con minore dispendio. Si può arrivare vicino alla cittadinanza, penso alla mediazione culturale, all'attenzione quindi alle comunità straniere, penso ai servizi alla genitorialità che mancano. Ci vuole più attenzione, più oculatezza e sensibilità e con un po' di trasparenza in più siamo sicuri che le risorse ci saranno. De Angelis.
Caro Bernardone, per questi 5 anni poi rispondere a Bruschini, informati, non so se stavi anzi nel 2008, ma nel 2008 i nostri servizi sociali erano indicati a modello nella Regione Lazio, non so tu dove eri, se stavi anzi o da qualche altra parte stavi. Poi parlerà Bruschini per questi 5 anni. I piani di zona sono uno strumento essenziale per uno sviluppo in un territorio omogeneo come questo per determinati servizi alla persona. Noi abbiamo il piano di zona, anzi a Nettuno i comuni si occupano dell'assistenza alle persone, l'ASL si occupa dei problemi sociosanitari. È chiaro che ci possono essere delle criticità nella formazione dei piani di zona, perché spesso manca un rapporto che sia istituzionale tra i comuni e l'ASL. C'è stato qualche problema anche in questi anni, per esempio un coordinatore che non era a tempo pieno, in questo momento non c'è il coordinatore dei piani di zona. Ci sono delle situazioni che vanno comunque affinate, perché il funzionamento dei piani di zona è essenziale. Per il futuro intanto bisogna vedere e ragionare sinergicamente insieme alla Regione se lo ritiene ancora uno strumento valido, perché da quello che so stanno ragionando anche loro se i piani di zona possono mantenere un'efficacia e un'efficienza nell'organizzazione dei servizi sociali. La seconda cosa è capire, in un momento come questo, al di là dei voti vindarici che possiamo dire tutto e il contrario di tutto, che ci sono dei servizi che non vanno assolutamente in qualche modo trascurati e troppo affievoliti, come quella all'assistenza all'handicap o l'assistenza all'assistenza integrata, quella fatta a casa. Cioè bisogna queste cose non trascurarle, e poi bisogna fare una scelta, perché l'assistenza e i servizi sociali non danno in qualche modo reddito. Bisogna, e in un momento di penuria anche dei fondi regionali, è successo in questi 5 anni all'interno dei piani di zona che c'era un problema dal punto di vista progettuale, che i comuni facevano i progetti, i soldi non arrivavano, quando arrivavano i soldi i progetti non potevano essere più realizzati. Per cui è chiaro che questo discorso va visto in maniera reale, seria. Per quello che riguarda l'assistenza alla persona, va creato un ufficio per le emergenze sociali, perché abbiamo delle situazioni reali, vanno regolamentate quelle norme in cui entra la politica, e questo dobbiamo essere seri tutti, perché spesso ci preoccupiamo di dare il contributo, che sono situazioni comunque che possono essere anche difficili, il contributo a quello, il contributo a quell'altro, vanno regolamentate, va lasciato i servizi lavorare per quello che serve veramente, e la politica a certe volte deve fare un passo indietro. Purtroppo questo è un argomento in cui probabilmente serviva più da parte di tutti, non solo. Quanti progetti potevano essere sovvenzionati con 250.000 euro? E sui giornali non è passato questo. Questa cosa non ti costa, perché è un bambino in 104 e c'è un servizio scolastico rispetto alle assistenze che fa schifo. Noi non possiamo dare un contributo in questa polemica, perché non c'eravamo gli ultimi 5 anni e non c'eravamo i precedenti 10. In questo quadro il principio che deve valere è quello della sussidiarietà attiva. La coperta è corta, ma i diritti sociali sono quelli che qualificano la nostra democrazia, la qualità della nostra vita, e sono quelli dunque inderogabili. Le proposte, la chiave qui è per capire quali risorse aggiungere ai piani di zona. Da una parte è necessario chiaramente appellarsi alla Regione, ma potrebbe essere una richiesta velleitaria. Sappiamo qui i momenti di crisi quali sono, e sappiamo che comunque sono stati tagliati dei fondi. Credo che ciò che un sindaco può fare da subito è l'introduzione di un pacchetto di interventi comunali a costi contenuti, attraverso un confronto con i soggetti del terzo settore, che hanno conoscenza approfondita delle esigenze locali e sanno quindi come rispondere al meglio. Bisogna creare un tavolo di azione locale con i soggetti del terzo settore.
Noi abbiamo proposto anche l'apertura di uno sportello civico dove poter dare delle risposte alla cittadinanza sotto il profilo socio-sanitario. La nostra idea di base è che il terzo settore debba essere la chiave non solo per compensare le carenze della pubblica amministrazione, ma anche per elevare i servizi. Il sindaco Bruschini, che è stato anche coinvolto direttamente dalla signora che è intervenuta 2 secondi fa. Alla signora posso spiegare che questo dipende dalla regione, che ha sottratto risorse a progetti spostandoli su finanziando altri progetti. Non è vero, ma non è vero, signora. Ma io lo so, io ci sto, appunto, lo so. Allora, alcuni progetti, siccome nel comitato tecnico dell'ATI c'è il sindaco di Anzio e il sindaco di Nettuno, che uno è del PDL, rispondo pure a Bernardone a proposito di trasparenza, e uno è del PD, che fra l'altro noi diamo solo degli indirizzi, che poi tutto viene svolto, come ben sapete, dai dirigenti e dai funzionari e dagli operatori sociosanitari e sociali che svolgono queste funzioni. Alcuni progetti, faccio un esempio che mi ricordo, che era il progetto sul bullismo, la regione ha ritenuto opportuno, anche su indicazione del comitato tecnico, spostare le somme su altri servizi, perché la regione non ha risorse per completare tutto quello che era nel progetto originale. Poi bisogna anche aggiungere che, rispetto proprio alla specifica domanda, che qui non è che siamo al Medioevo come si vuol far passare, perché appunto a noi diamo tantissimi servizi nati con il comune, insieme al comune di Nettuno, e la spesa sociale, io parlo solo del comune di Anzio perché sembra che qui non si faccia nulla, io dico che siccome sostengo, come tutti si può convenire, che le città sono fatte dalle persone, non dai palazzi e dalle case, e quindi alle persone va dato prioritariamente l'attenzione, il comune di Anzio nel 2007 spendeva 3 milioni e 3 nei servizi sociali, oggi spende 5 milioni e 3, quindi abbiamo aumentato risorse per 2 milioni l'anno. Ma lasci stare, scuole è un'altra cosa, le scuole non sono a norma, lo so, ma le scuole non sono a norma, lo so, io mi hanno denunciato perché le scuole non sono a norma, figuriamoci, lo sappiamo tutte e due. Ma adesso non entriamo in altri aspetti, sennò devo spiegare pure le scuole, perché io sono stato denunciato perché gli investimenti sono 3 milioni e mezzo e metterlo a norma, poi lo Stato dice che i comuni non possono fare i mutui, non possono spendere, se hanno risorse in avanzo devono pagare i siti arretrati, è evidente che non si può fare, cioè, non è che uno fa i miracoli in questo mondo, no? Uno applica le leggi dello Stato, noi non siamo il Principato di Monaco, noi siamo lo Stato e applichiamo le leggi dello Stato che i comuni debbono rispettare, noi in quel campo ci muoviamo in quel senso lì, e lei lo sa benissimo meglio di me. Stavo dicendo nel sociale, e voglio agganciarmi all'Alzheimer, che è uno dei grandi problemi che abbiamo sui nostri territori, anche pure c'è divisione fra i vari comuni, perché ognuno tenta di metterlo nel proprio comune, anche se il finanziamento regionale, che se non ricordo male è di circa 700.000 euro l'anno, è comprensoriale, che guarda più comuni, perché se non ricordo è Velletri, Genzano, Ardea, Anzio, Nettuno, quindi rispetto a questa cosa noi abbiamo avuto un primo incontro nel comitato tecnico fra Anzio e Nettuno ed Ardea, non abbiamo trovato al momento un'intesa, io personalmente, ma a me va bene dovunque se va a collocare, perché si metta in moto, perché funzioni e si metta al servizio al più presto, perché c'è una richiesta che viene dal territorio tantissima e una risposta che va data, e va data nel più presto, nel tempo più presto possibile. Allora ringraziamo il sindaco, gli abbiamo dato 30 secondi in più perché erano dovuti, visto che è stato giustamente tirato in causa dalla signora che è tra il pubblico. Adesso andiamo alla quarta domanda, una domanda molto, molto, molto secca e tecnica, diciamo. Dal 2014 le nuove norme stabiliscono che i comuni debbano spendere solamente ciò che incassano. Come pensano di comportarsi i candidati sindaci? Comincia Cristoforo Tontini.
Innanzitutto la situazione economica del comune di Anzio è tutto fuorché florida. Questo lo posso affermare con certezza, perché alcune settimane fa io e il mio staff siamo andati a parlare col responsabile del bilancio del comune di Anzio, il dottor Morvillo. Questo signore ci ha detto che ci sono da coprire 24 milioni di euro di mutui e ci sono 65 milioni di euro di somme impegnate e non pagate. Alla luce di ciò, chiunque tra noi candidati sarà il prossimo sindaco di Anzio si troverà a fare i conti con questa situazione. Noi del Movimento 5 Stelle vogliamo procedere con una razionalizzazione della spesa, andando a tagliare ove ci siano sprechi, e vogliamo sfruttare quell'enorme opportunità che sono i finanziamenti europei che annualmente vengono destinati ai comuni e che fino ad oggi sono stati ignorati. Un esempio lampante è il Piano Plus, che destinava 15 milioni di euro a fondo perduto per la valorizzazione delle periferie. Con una cifra del genere avremmo riasfaltato e illuminato tutte le strade di Anzio, da Lido dei Pini fino al porto. Sì, favole. E ci sono zone che dagli anni 70 ancora stanno aspettando l'allaccio dell'acqua e della fogna. E siamo nel 2013. Ci sono infrastrutture primarie che andrebbero fatte subito. E ci saremmo, con questi soldi ci saremmo permessi anche il raddoppio dei depuratori. Grazie. Ivano Bernardone. Anche in una campagna elettorale locale qualcuno non ha resistito e abbiamo sentito parlare di toglierò l'IMU qualunque cosa vada, oppure faremo una delibera per abolire Equitalia. Equitalia cesserà le sue funzioni comunque entro il 30 di giugno e questo forse creerà pure qualche problema a tutti i comuni italiani. Noi pensiamo che su questi temi serva un po' di serietà e verità, senza proclami e promesse. Viviamo una stagione politica e una congiuntura nazionale particolare e sappiamo che molto della fiscalità dei comuni dipenderà dalle azioni e dalle scelte che il governo centrale farà. Intanto prendiamo atto che il governo Letta ha varato il decreto sblocca debiti della pubblica amministrazione e questo già restituisce un po' di manovra e di respiro alle imprese. Ci diranno qualche parola definitiva sull'IMU, ma soprattutto si parla insistentemente e attendiamo risposte sull'allentamento del patto di stabilità. Quella credo che sia la vera sfida per i comuni, la possibilità di avere maggiori capacità di investimento. In pratica qualcuno si sta accorgendo che i comuni italiani non vanno asfissiati perché potrebbero essere proprio loro il motore di rilancio dell'economia dell'intero paese. Noi in questo siamo confidenti. In attesa, come dire, di suggerimenti dalle alte sfere, ci sono alcune misure che invece diciamo da sempre possono essere poste in campo. Una contrazione della spesa corrente, una riduzione della spesa corrente significa, per capirci, meno consulenze apparenti amici, meno fiorellini comprati con affidamenti diretti, magari un po' sospetti. Più investimenti programmati, perché i piani plus non abbiamo preso quei 15 milioni di euro perché non abbiamo saputo progettare la città e farci trovare pronti con progetti adeguati. Quello è una sfida che noi manchiamo. C'è una riorganizzazione della macchina amministrativa che è possibile fare. Molti comandi, cioè personale preso in prestito da altri enti con delle logiche che non sappiamo esattamente quali siano. E invece siamo in difetto di dirigenti, siamo in assenza di dirigenti, compreso il comandante dei vigili. Più trasparenza e lotta agli sprechi si può fare perché non è solo una questione etica, ma è una questione di finanza. E io dico quindi, senza promesse, è un lavoro duro, ma è possibile. Grazie.
Adesso diamo la parola a De Angelis, ci chiedeva di ripetere la domanda. La domanda era: dal 2014 i comuni sono obbligati a spendere ciò che incassano. Qual è la ricetta? Sì, ho capito, perché sento che si parla del bilancio, delle spese. La domanda era ben precisa. E non se... No, perché è una domanda precisa, non è la domanda che dice che farei io per il bilancio. No, è una domanda che dice... entrate, uscite, per cui non è che dobbiamo parlare del bilancio della città. Ecco, va bene, si tratta di, se dobbiamo rispondere tecnicamente, va bene, si tratta, scusa, no, ognuno risponde a quello che vuole, volevo capire qual era la domanda. Se uno, si tratta solamente di regolare i flussi di cassa, questa non è una cosa che abbiamo sempre fatto, perché quando facevamo il bilancio preventivo, secondo quelli che erano le previsioni di entrate, regolavamo la spesa, cioè regolavamo i flussi di cassa per regolare la spesa, cioè a secondo di quello che entrava ogni 6 mesi facevamo un report e condizionavamo la spesa a secondo delle entrate, per cui i flussi di cassa. Poi è chiaro che bisogna efficientare gli uffici, bisogna efficientare il problema delle entrate, perché è chiaro che bisogna garantire le entrate all'interno dell'amministrazione comunale, ma bisogna fare assolutamente attenzione, perché al di là delle leggi dello Stato, perché qua stiamo in un momento di grandissima confusione da questo punto di vista, perché mettono l'ICI, lo tolgono l'ICI, mettono l'IMU, mettono la TARES, tolgono la TARES, ma non si sa bene quello che succede a livello tributario per settembre o ottobre. Ma c'è un problema serio per quello che riguarda il problema tributario e quello che riguarda le entrate, perché poi se non c'è i flussi di cassa col patto di stabilità a tutti, poi è chiaro che si creano i debiti fuori bilancio, perché se uno spende a secondo quelle che sono le previsioni di entrata ma non è attento alle entrate della cassa, è chiaro che poi si ritrova a fine anno e dice: ma ho incassato la metà della TIA, allora che faccio? Ma se si fanno dei report trimestrali su quelli che sono le entrate e si regolano i flussi di cassa, è chiaro che questa normativa che entra, noi l'applicavamo, la stavamo applicando da tanti anni. Mi consenti un attimo il problema di Equitalia? La legge dice che le entrate tributarie vengono incassate dai comuni. Io, che non sono un personaggio strabiliante, ho visto quello che sta succedendo in Italia per quello che riguarda gli incassi coattivi. Non ho fatto la scoperta del mondo, ho visto che l'amministrazione comunale il 29 aprile ha fatto un accordo per mantenere Equitalia sul territorio, si è preoccupato di dire: non chiudete lo sportello, perché noi cittadini. Io dico un'altra cosa, come fa le manna a Roma, come fa il PDL a Roma e tante altre parti. Io dico, per quello che riguarda le riscossioni coattive, facciamo da solo, facciamo un comitato etico, istituiamo un ufficio preposto, perché non si può in questo momento di grandissima crisi per famiglie ed imprese, non si può pignorare la casa, non si può far chiudere l'azienda, ma questo non vuol dire non scovare gli evasori, vuol dire fare tanto attenzione nei confronti di famiglie e imprese per valutare caso per caso, per capire se è il caso di per un anno sospendere quella multa o rateizzarla, verificare con un comitato etico, un ufficio preposto, quello che si può fare per venire incontro in un momento di grande difficoltà economica a quelle che sono le normative dei cittadini. Ti ringrazio per la prodigalità, caro Ivo. Adesso devo presentare Garzia, perché sennò in streaming non si capisce l'intervento. Ti sei lamentato che Bernardone era andato fuori tema, ma pure tu ci sei andato, eh? Io non so. Noi ci manteniamo la correttezza e rimaniamo sul tema. Sostanzialmente questo obbligo, che è quello che i comuni sono obbligati a spendere ciò che incassano, rappresenta un ulteriore inasprimento del patto di stabilità. Molti amministratori hanno lamentato fortemente le problematiche legate a questa normativa. Io probabilmente vado controcorrente e dico che la mia posizione è sostanzialmente alternativa a questo. Per noi il patto di stabilità e il pareggio di bilancio sono una delle chiavi per il riordino della spesa e allo stesso tempo un forte deterrente rispetto all'utilizzo clientelare delle risorse comunali.
Partiamo comunque dal presupposto che tali innovazioni sono una realtà con la quale il futuro sindaco dovrà, non potrà fare a meno di sottostare. Dobbiamo mettere ordine nei conti pubblici, spendere bene le poche risorse a disposizione attraverso un controllo di gestione ferreo, una rendicontazione via web di tutte le spese comunali, di tutto ciò che si paga con i soldi pubblici, e dall'altro insistiamo su un protocollo di legalità che detti regole più severe riguardo l'assegnazione di appalti pubblici al fine di contenere sprechi che per il vantaggio di qualcuno. Vanno a deperimento della collettività. Ad esempio, potremmo far inserire la possibilità di non sfondare le strade due volte, un mese per il gas e quello dopo per l'acqua corrente. Sindaco Bruschini. Grazie. Io purtroppo sono costretto a girare con le carte perché ne sento di tutte e di più. Io capisco che molti dei miei competitor non conoscono il comune né come funziona né conoscono le leggi che lo regolano, quindi ne sento dire di tutto e di più, vabbè, pazienza. Ho ascoltato le condizioni economiche del comune. Io capisco che siete la clacca di qualcuno, ma abbiate pazienza, ascoltate anche gli altri. No, io mi porto i documenti. Mi porto i documenti. Allora. Siccome ho sentito qualcuno che il comune 80-90 debiti sopra e sotto, io mi porto firmato dal dottor Morvillo, che è stato citato, quali sono le condizioni del comune di Anzio e del sottoscritto. Non lo dico e non ce l'ho con nessuno che sia ben inteso, io ho semplicemente fotografato qual era la condizione del comune al momento che sono entrato, aveva mutui per 33 milioni e mezzo di euro, oggi sono 21.823, firmato dal responsabile dell'ufficio. Ciò altrettanto lettere che poi servirà per dopo perché già mi immagino cosa diranno successivamente, me la sono portata con tanto di firme perché sennò uno va là, gira i cassetti, chi se prende una carta, chi se prende un'altra, ognuno racconta quello che vuole e tutto diventa più difficile spiegare. Quindi quando noi ci muoviamo, e voglio insisto su questo perché forse non si sa, e io lo insisto anche su quest'altra cosa, che la legge, non io, la legge stabilisce che spetta alla politica il solo indirizzo delle risorse umane e risorse economiche, spetta ai dirigenti e ai funzionari la gestione di cui noi non ne siamo a conoscenza, sì, ne conosciamo le cose, ma non spetta a noi influire, influenzare, guardare più di tanto. Del resto, quando si parla sprechi, è facile dire sprechi, questo, quelli, i fiori. Io continuerò a mettere i fiori per quel che mi riguarda. Noi siamo soggetti, in tutti gli atti che andiamo a sottoscrivere e a fare, tutti gli atti, ogni tre mesi, oggi, a trasmettere tutto alla Corte dei Conti che verifica tutto quello che avviene nel comune. Non è che il comune, l'azienda mia o di qualcuno di noi. Comune è un pezzo di Stato, come ho detto prima, è verificato, sottoscritto, abbiamo revisori di conti che sottoscrivono gli atti, abbiamo la Corte dei Conti che controlla tutto e quindi siamo perfettamente in regola. Se noi fossimo valutati come comune da una società di rating, anzi è un comune perfetto dal punto di vista economico, abbiamo problemi di cassa che è un'altra cosa, faccio l'esempio a proposito dei servizi sociali finanziati dalla Regione che noi facciamo comunque e che la Regione i soldi non li trasferisce mai da tre anni, il comune è costretto ad anticipare le somme e quindi a volte si soffre di cassa. Questo sarà un problema in merito alla domanda specifica, perché la legge impone ai comuni di pagare entro i 30 giorni e spendere solo quanto si è incassato. Mi domando, e c'è da verificare, sarà uno dei grandi problemi, alcuni servizi che sono, si vanno a incassare successivamente, faccio l'esempio dei servizi sociali, così senza entrare nel merito di altri, posso dire anche dalla raccolta dei rifiuti, perché il comune comincia a spendere il 1° gennaio, il 30 gennaio e così via, se comincia a incassare a giugno, a settembre, quindi mi domando come può pagare se non è incassato. Quindi questo deve essere ancora regolamentato
dovranno esserci dei decreti attuativi che spiegheranno i comuni come dovranno funzionare, perché i servizi sociali che noi facciamo non è che i soldi entrano a gennaio, entrano 6 mesi dopo, la regione ci dà 3 anni dopo, lì ci dovranno dire come si fa a pagare entro 30 giorni se la regione non ce li dà, se lo Stato non ce li dà. Quindi saranno cose che andranno ad essere perfezionate nei decreti attuativi in cui spiegheranno ai comuni qual è il comportamento che debbano avere in merito a queste cose. Grazie. Pollastrini chiude la serie degli interventi. Quanto pare io sono l'unico che non andavo da dottor Mavillo, comunque. Efficacia ed efficienza sono due concetti economici fondamentali per la gestione di tutte le imprese private. Sarebbe ora che questi concetti entrassero a far parte anche del modo di gestire le pubbliche amministrazioni. Oggi, e lo dico io, per il funzionamento della macchina comunale, la nostra amministrazione butta il 33% delle risorse pubbliche a disposizione. Troppo, è troppo. Iniziamo ad eliminare gli sprechi. Evitiamo di buttare soldi per finanziare, ad esempio, sagre che nulla hanno a che vedere con la nostra tradizione gastronomico-culturale. Evitiamo di finanziare corsi di tennis in amene località. E poi c'è da chiedersi una cosa: perché il consorzio di Lido dei Pini spende 396.000 euro più IVA per asfaltare 11 km di strada, perché allora il nostro comune per lavori simili spende 3 volte tanto? Vi sono poi alcune misure che abbiamo approntato nel nostro programma. Innanzitutto ottimizzare le risorse attraverso una vera informatizzazione di parte dei servizi. Rendiamo noto che abbiamo superato, siamo entrati nel terzo millennio. Inoltre faccio soltanto un esempio per dire come basterebbe poco per risparmiare. La semplice sostituzione di 8.000 punti luce pubblici nel nostro comune con moderni impianti a LED verrebbe ammortizzata in soli 2 anni e mezzo attraverso il semplice risparmio energetico. Pensate, dopo questo breve periodo, quanti soldi potremmo risparmiare e destinarli a settori più importanti come i servizi primari. Io dico, ci sono le difficoltà, saranno sempre maggiori. Iniziamo a gestire il nostro comune con la stessa cura con cui una famiglia è solita gestire la propria casa in tempi di crisi. Grazie. Ringraziamo i candidati sindaci per aver risposto alla domanda numero 4, che era quella riferita a come avrebbero amministrato il comune dovendo far conto delle entrate, non potendo spendere di più rispetto alle entrate. Poi ho visto che insomma hanno un po' allargato il raggio del loro intervento, mi sembra anche doveroso, anche giusto, hanno indicato anche una ricetta per l'immediato. Il sindaco ha parlato qualche secondo in più, ma insomma era doveroso perché comunque ha portato anche dei dati e quindi un momento di confronto credo che sia anche giusto e rispettoso. Adesso, prima di porre la quinta domanda, io allerterei i portavoce dei vari staff che dovranno porre una domanda ai candidati sindaci. Allora, Marcello Bartoli dello staff di Bernardone dovrà porre una domanda a Pollastrini, quindi si prepari. Pierpaolo Natalini dello staff di Pollastrini farà una domanda a Garzia. Sì, sì, adesso, no, adesso annuncio, preparo i portavoce. Come? Sanno che devono porre delle domande. Maurizio Criscuolo del comitato elettorale di Garzia porrà una domanda a Tontini. Alessio Guain dello staff di Tontini porrà una domanda a Bernardone. Sebastiano Attoni per conto dello staff di Bruschini porrà una domanda a De Angelis e l'avvocato Barone
del Comitato di De Angelis farà una domanda a Bruschini. Allora, devo dire, sembrerà strano, ma possiamo garantire che questo sorteggio è stato un sorteggio fatto da una bambina e è assolutamente, guardate, mi dovete credere, non è assolutamente, è assolutamente rigoroso. La bambina cattiva è stato così, non potete stare tranquilli, insomma, non c'è dolo. La professoressa Bonaventura ha sollevato un problema, credo che nella replica dei candidati sindaci, nell'appello agli elettori, insomma, credo dovranno... Ce l'auguriamo. Allora, i portavoce dei candidati sono allertati, avranno tempo un minuto per porre una domanda agli altri candidati sindaci. Adesso andiamo al quinto quesito, che è un quesito molto, molto secco, molto, diciamo che è una domanda molto, lascia veramente un tema libero. Allora è questa: che idea propone il candidato sindaco per il rilancio dell'economia della città? Io direi che, visto che sono stati molto bravi, hanno risparmiato sui secondi, potremmo dare anche 3 minuti ciascuno per questa risposta. Comincia Ivano Berardone. Innanzitutto penso che la prima cosa da fare è archiviare il modello di sviluppo che abbiamo scelto negli ultimi 15 anni, basato esclusivamente su qualche sogno, qualche miraggio fallito, il casinò, il porto mai realizzato, ma soprattutto su un piano regolatore che ha impostato tutto sull'economia della seconda casa e la cementificazione del territorio, molto degrado e un impoverimento totale. A fronte di questo invece è possibile un modello di sviluppo diverso, che parta invece dalla valorizzazione delle grandi risorse di Anzio, che sono il mare, la spiaggia, il clima, la vicinanza a Roma e il suo patrimonio storico archeologico. Mi aiuto con un esempio: a Roma c'è qualche milione di visitatori che si riversa lì ogni settimana. Se noi ne portassimo un'aliquota ristretta qui, immaginatevi un turista di Roma che arriva qui, noi avremmo la possibilità, magari organizzandoci diversamente, di farlo alloggiare in un quartiere con le piste ciclabili che lo portano direttamente sul mare, magari su un litorale, quello nostro, fra i più belli a sud di Roma, di 13 chilometri, che lavora soltanto 2 mesi l'anno. Invece potrebbe essere, come avviene in molti paesi virtuosi delle nostre stesse, nella nostra stessa nazione, magari fruibile per tutto l'anno. Quello stesso turista gli potremmo far visitare la Villa Imperiale, il Vallo Vosco, le nostre ville storiche. Magari gli potremmo far fare un'immersione subacquea per portarlo nel parco subacqueo fra i più famosi al mondo, un parco archeologico unico, il Porto Neroniano. Invece noi lo vorremmo quasi cementificare. Poi la sera lo potremmo ospitare in un borgo marino unico al mondo, a patto sempre che con un progetto nefasto del porto non lo stravolgiamo definitivamente, e magari farlo mangiare in uno dei ristoranti più pregiati d'Italia, e magari il pesce, che è riconosciuto come il pesce migliore d'Europa, a cui noi potremmo associare un marchio DOC. Tutto questo è un'immensità. Chi ci conosce dice che sediamo su una miniera d'oro e noi la stiamo seppellendo sotto il cemento. Allora il primo sforzo da fare è questo: cambiare modello di sviluppo, valorizzare quello che abbiamo, fare un marketing del territorio che si basi su mettere a rete queste grandi risorse. Sostenere questo significa sostenere, essere attrattivi rispetto non solo al turismo, non solo migliorare la qualità della vita dei nostri quartieri, ma attrarre investimenti, imprese e creare miriadi di posti di lavoro per i nostri giovani, dare un profilo alla nostra città e un futuro alle nuove generazioni. De Angelis. Grazie. Io ritengo che alla base di questo ragionamento ci sia il lavoro.
Stiamo in un momento di grandissima difficoltà, non siamo noi, è il mondo in grandissima difficoltà. È chiaro che dobbiamo impiantare delle politiche economiche, sociali, ma che mirano allo sviluppo del lavoro nella nostra città. Appena entreremo, la prima cosa che faremo sarà una verifica di bilancio, perché dovremmo capire qual è la reale situazione dei conti. Io ho apprezzato l'intervento del sindaco, dico solamente che noi abbiamo fatto, quando io sono entrato nel 99 ho trovato gli stessi soldi che ha trovato lui sui mutui, solo che i mutui miei che ho fatto io, 22 milioni in 10 anni, riguarda l'ufficio tutte le mattine va lui. Ricordate Villa Sarsena, qualcuna voleva buttare giù, noi abbiamo rifatta, la pretura che lui ha inaugurato l'altro giorno, tutte le scuole di Anzio, da Rito dei Pini al quartiere Europa a miglioramento, in 10 anni noi le abbiamo tutte ristrutturate e ampliate e 2 le abbiamo fatte nuove. Le rotatorie, il sistema di viabilità, il sistema delle fogne, il sistema delle strade, le luci, tutti gli investimenti che abbiamo fatto in quest'anno. Io quando sono entrato ho trovato 13 milioni di euro di mutui per debiti fuori bilancio fatto dalle amministrazioni dall'85 al 95. Debiti fuori bilancio. Questi sono i mutui che ho trovato io. Allora, verifica di bilancio per vedere quello che c'è, non per capire, perché secondo me va dato un impulso forte all'economia cittadina attraverso, cominciamo a ragionare, se lo Stato, speriamo, noi ne sono, speriamo che ci si riesca ad eliminare l'IMU sulla prima casa, che non è una cosa incredibile perché vale 4 miliardi di euro, con risparmio della spesa pubblica sarebbe possibile fare, noi interverremmo e ridurremmo nel bilancio preventivo 2013 l'IMU sulle attività produttive, che è la parte quella maggiore e più consistente dell'IMU. Siccome abbiamo fatto uno studio sul consuntivo 2011 e il consuntivo 2012, nel consuntivo 2012, nel passaggio tra l'ICI al 4 e l'IMU al 3,8, con le rivalutazioni catastali c'è stato un aumento di incasso da parte dell'amministrazione comunale di 12 milioni di euro. Al netto dei trasferimenti dello Stato, che sono circa 6 o 6 milioni e mezzo di euro, c'è stato un aumento di incasso per il Comune tra un anno all'altro di 5 o 6 milioni di euro. Poi io ho chiesto al sindaco un confronto pubblico sui conti del Comune e non sono stato soddisfatto, non so perché. Però su questo non stiamo a fare, su questo noi siamo convinti che ci siano i termini per avere una riduzione sia sull'IMU, sugli impianti produttivi, e sia per quello che riguarda la compartecipazione all'IRPEF, per verificare se c'è possibile una gradazione dell'applicabilità della somma. Poi ci sono tutte le situazioni che noi vorremmo fare per aumentare l'economia, che è quella di una costituzione di un ufficio apposito per i finanziamenti regionali e quelli europei, una valorizzazione, censimento e valorizzazione di tutto il patrimonio comunale. E il, scusate, abbiate pazienza, la creazione di un brand turistico, abbiamo parlato di tutti, cominciamo a fare le cose serie, responsabilizzando le associazioni di categoria del territorio, dai balneari ai commercianti, ragionando territorialmente rispetto a quelle che sono le esigenze territoriali, dove il comune assume una funzione di cabina di regia, non diventa proprietario della situazione e poi sfociamo in episodi che poi ricordiamo dove... E ho finito, ho capito, vabbè. Poi ci sarebbero tante altre cose, va bene. Non voglio dimenticare il porto, perché sul porto ognuno ha una sua visione. Io ritengo che oggi il porto non è che scade perché non è, poi ne parlerà il sindaco, sono convinto che sia ancora un'operazione possibile, non è impossibile oggi nell'attuale situazione economica. Poi se qualcuno c'ha un'idea più bella, siamo pronti a ragionare con tutti. Giovanni Garzia. Permettetemi prima dell'intervento sul rilancio dell'economia, non è la prima volta che facciamo un confronto pubblico e non è la prima volta, lo dico con rispetto sindaco, che imputi ai candidati sindaci di non avere contezza dei conti e di non avere l'esperienza giusta per come si amministra un comune.
Dico con rispetto, ripeto, lasciaci però quantomeno la possibilità di di sapere come non si amministra. Parlando di rilancio dell'economia, il porto è chiaramente un'occasione persa. Il tessuto industriale non c'è, la città artigiana langue, inevitabilmente noi ci rifugiamo ancora una volta sul discorso turistico. Permettetemi un minuto alcune riflessioni da addetto ai lavori. Al tema turismo si è sempre dato un'importanza a parole, ma poi non è mai stato dato quell'importanza in termini di sostentamento economico e in termini di persone capaci di doverlo gestire che l'argomento meritava. Io credo prima di tutto che la delega al turismo non va data, perché la delega al turismo deve essere tenuta direttamente dal sindaco a dimostrazione di quello che è l'importanza dell'argomento. Deve essere nominata una consulta del turismo fatta da persone con competenze specifiche, vere, che possa poi elaborare un progetto di sviluppo turistico, un progetto di sviluppo turistico che abbia il primo obiettivo di destagionalizzare la stagione turistica. Parliamoci chiaro, ormai le strutture commerciali non possono vivere per 2 mesi l'anno, gli altri 10 mesi le famiglie debbono mangiare, non è che possiamo pensare che con 2 mesi l'anno risolviamo i problemi di tutto l'anno, anche perché si crea un effetto del cane che si morde la coda. Nel momento in cui le strutture turistiche, strutture commerciali con un ambito di lavoro minimo debbono coprire i costi di tutto l'anno, è chiaro che tendono a erodere i servizi, tendono ad aumentare i costi, e tutto questo ha una ricaduta negativa sull'offerta che dovrebbe essere un'offerta di qualità e che poi invece diventa un'offerta tra virgolette balneare che ci penalizza. Un altro passaggio credo fondamentale sia quello di dare identità al litorale. Noi dobbiamo pianificare con gli amministratori delle città vicine una serie di percorsi archeologici, naturalistici e enogastronomici, un'offerta competitiva che non può prescindere dalla messa a sistema delle bellezze del nostro litorale, dal Museo Manzuri Arde fino a Torastura. Bisogna rimettere le mani a un piano complessivo della mobilità per far vivere bene le persone che stanno sul nostro territorio, ma anche per avvicinare la costa alla capitale. Dobbiamo ragionare in termini di aumentare la nostra potenzialità di posti letto. Oggi Anzio vanta 1000 posti letto su un introito complessivo di circa 70-80 mila persone. È chiaro che è una cosa minimale. Noi potremmo mettere a sistema e a reddito tutte le seconde case che questo piano regolatore ci ha consegnato, metterle a sistema però in chiave moderna, non con affitti brevi, settimanali di 15 giorni che possano ridare fiato all'economia, andare incontro alle persone che hanno la seconda casa e possono con quell'introito andare incontro alle spese di manutenzione e quindi rimettere in moto l'economia per quanto riguarda questa cosa. Termino. Una cosa però è fondamentale alla base di tutto questo: noi possiamo continuare con le proposte, possiamo fare proposte di vario genere, ne ho sentite di interessanti, ce ne potranno essere delle altre. Noi dobbiamo pensare una cosa, che il primo valore esportabile a livello turistico è la qualità della vita dei residenti. Se in una città vivono bene i residenti, quello è il primo valore turistico esportabile. Non succede mai che i cittadini vivano male e i turisti vivano bene. Ringraziamo Garzia, adesso diamo la parola al sindaco Bruschini. Grazie, ma io per forza di cose non posso tacere
vicino a delle affermazioni che sembrano veritiere, ma qualcuno dimentica, e troppo facilmente si dimentica, che quando si parla della cementificazione della costa, e mi riferisco a Bernardone, l'amico Bernardone, che si andasse a guardare gli atti del Comune di Anzio, chi ha approvato questo e chi ha consentito che questo avvenisse. Sono tutti amici e stanno con lui oggi, tanto per essere chiari. Non ha difeso De Angelis il piano regolatore De Angelis, lo faccio io, perché il piano, l'attuale piano regolatore, in termini assoluti... Io rispondo, ma lo dico io, ma i confronti li faccio quando pare con chi mi pare. Io... l'hai detto già, stavo dicendo un'altra cosa, no? Io sto facendo una difesa di quello che è stato fatto in tutti questi anni. Il piano regolatore di Anzio, questo piano regolatore di Anzio, al di là di come la si pensi, in termini assoluti rispetto al vecchio piano regolatore, prevede 3 milioni di metri cubi meno, perché c'era nel vecchio piano regolatore la cementificazione della Pesaris, quella che sta a Lido di Pini, prima della pineta a sinistra sul mare, c'erano anche l'autorizzazione a iniziare i lavori, tanto per essere chiari, noi l'abbiamo tolta, completamente annullata. C'era la società Pineta Puccini, per capire, quella che sta prima di Lavigno a destra, 300.000 metri cubi, e noi l'abbiamo annullati. Tutta là dove oggi si vede che costruiscono, il vecchio piano regolatore prevedeva le edificazioni di quell'area con previo approvazione dei piani particolareggiati che i comuni non hanno mai fatto. Quindi raccontare tutto questo è fuorviante, non risponde esclusivamente affatto alla verità storica di quello che è avvenuto in questa città in questi ultimi 50 anni, perché qua se no si può addebitare pure a mio nonno quello che è avvenuto 50 anni fa, 70 anni fa. Io credo che sia fuori luogo questa cosa qui. Per quanto riguarda, e mi consenta pure l'amico De Angelis, quando io non so, io capisco che in campagna elettorale uno dice mezze verità, perché non ci conviene dire tutte le verità. Io mi porto sempre le carte firmate dal dottor Morvillo rispetto all'entrata IMU. Capisco, signori miei, questi sono gli atti ufficiali del comune. Il comune di Anzio rispetto all'IMU da 14 milioni. Capito? Non volete ascoltare? Non vi piace la verità? Abbiate pazienza. Allora, no, io non posso, cari signori, mi ripeto, siccome vi conosco quasi a tutti e so come la pensate, se lo sapevo mi portavo pure io 150 persone, e se lo sapevo mi facevo leggere pure le domande prima, perché se lo sapevo, no, e mi fate finire, perché se lo sapevo non è che io sia sprovveduto. Beh, tu fa parte tua, io faccio la parte mia. Ma posso rispondere? Non posso rispondere, devo stare zitto. Facciamo parlare il sindaco, no. Faccio la democrazia, devono parlare loro, l'altro non possono rispondere. Sindaco, prego. Siccome mi è stato fatto numeri rispetto all'IMU, il comune di Anzio incassava 14 milioni e 900 mila euro, oggi ne incassa 15 e 500, 600 mila euro di più rispetto a 5 anni. Eccole qui, queste sono firmate, adesso te lo do. Ma perché non abbiamo fatto il controllo? Questi sono gli atti, le 600.000 euro in più, vi dico solo che il comune paga solo le bollette da corrente rispetto a 5 anni fa, 600.000 euro in più, solo quello, poi al di là di tutta una serie di fattori, di incrementi che ci sono stati. Ma allora, se ci deve essere un confronto tutti contro uno, io sono aperto a tutti contro uno, siccome io sono convinto delle mie idee e della giustezza delle mie idee, io vi prego pure di ascoltare, perché io sono l'unico che non conoscevo le domande, quindi non è che sono preoccupato di non sapere, che tanto di tutto ciò che si parla io lo so, quindi non è che ho bisogno di saperle a monte. Che non mi sono portato la clacca, perché pensavo che fosse una cosa molto più semplice. Ho capito, ma ci arrabbiamo? No, ci arrabbiamo. Oh, vedo che quando ogni volta che io intervengo dà fastidio, abbiate pazienza, un po' può anche, dobbiamo essere tutti, sopportare anche quello che dicono gli altri. Io voglio che mi chiedi scusa personalmente, perché io non sono una persona che viene portata. Come portata? No, mi scuso.
però siccome ho notato questo, io no. Allora, io se posso, sì, io mi scuso con te, ma io sapevo che era un incontro dei sei sindaci con i giornalisti, non sapevo che ci fosse la gente. Ma questo non mi spaventa. Guardate, non mi spaventa, voi potete dire quello che volete, io ho la forza delle mie ragioni e sono convinto e dico quello che penso, al di là di quello che pensate voi e le vostre convinzioni. Tanto per essere chiari. Se io non posso parlare, allora io non sono preoccupato di quello che sta avvenendo qui, perché io so quello che pensano i cittadini di Anzio, che non è quello che pensate solo voi qua dentro. Beh, no, non voglio fare polemica. Comunque, ho finito? No, io volevo 10 secondi per dire che noi purtroppo, io avete un libricino, l'ho mandato a casa a tutti, leggetelo e là troverete quello che io penso di fare per la città di Anzio. Non posso aggiungere altro, scusatemi il tempo. Ringraziamo il sindaco, un intervento un po' tormentato, diciamo, giustamente. Cedo la parola a Pollastrini, prego. Il sindaco le domande non le conosceva, ma ha detto il Morvillo e le risposte gli ha dato tutte, però. È solo una battuta, per carità. È solo una battuta. Allora, a me dispiace per gli amanti del genere, però per quanto riguarda il turismo io non tenterò di stupirvi con gli effetti speciali con i quali alcuni hanno corredato le loro proposte di mirabolanti opere pubbliche di prossima realizzazione. In campagna elettorale finora è mancato soltanto l'annuncio di un'imminente missione spaziale, ma ancora non è finito il confronto, ci siamo quasi. Io preferisco attestarmi piuttosto sul classico e soprattutto su ciò che ritengo economicamente sostenibile. Ripartiamo da vere politiche turistiche. Ripartiamo dal mare. Preoccupiamoci intanto che ad essere blu siano le acque prima ancora delle bandiere. Invece di denunciare chi diffonde i dati sull'inquinamento, risolviamo i problemi dei depuratori e degli scarichi abusivi ben prima del mese di agosto, quando i bagnanti lamentano la presenza di liquami. Trasformiamo cultura, beni archeologici e il nostro patrimonio naturalistico in percorsi integrati che ci consentirebbero di vendere il pacchetto Anzio ai tour operator. Sono assolutamente d'accordo con una proposta che faceva Giovanni Garzia. Nel nostro paese abbiamo una criticità enorme, che è quella della sovrabbondanza di seconde case. Trasformiamo questo limite in virtù. Io sogno personalmente un ufficio del turismo che realizzi, gestisca e sponsorizzi sul web un percorso, un servizio telematico centralizzato che consentirebbe ai proprietari degli immobili di affittarli settimanalmente. Le nostre agenzie di viaggi, le agenzie immobiliari, lo stesso ufficio del turismo potrebbero proporre ai clienti tutti i servizi normalmente offerti negli alberghi, penso a quelli delle pulizie, penso ai trasporti, penso alle visite guidate. Parlava prima De Angelis dell'associazionismo di categoria, che è una cosa che negli ultimissimi anni è stata smembrata. Dovremmo lavorare per restituire dignità al fenomeno dell'associazionismo, perché in questo modo l'ufficio del turismo potrebbe proporre ai clienti, li chiamo clienti, delle convenzioni economicamente valide per accedere ai nostri ristoranti, ai nostri stabilimenti balneari, per accedere ai nostri esercizi commerciali. Solo tornando a riempire la città di turisti possiamo rilanciare la nostra economia e conseguentemente la nostra occupazione, senza la spesa di milioni di euro che tra l'altro non abbiamo. Grazie. Cristoforo Tontini. Vai vostro.
Mi dispiace non offrirvi la scenetta che avete appena assistito, però andrò sulle cose concrete. Innanzitutto vogliamo creare dei percorsi turistici appropriati di tipo etnogastronomico per rilanciare i nostri ristoranti e la cucina locale, di tipo culturale per le rappresentazioni teatrali e degli eventi e dei musei, di tipo archeologico per il Vallo Volsco, il Teatro Romano e le ville imperiali, di tipo naturale come Tor Caldara e la Pineta Gallinara e della memoria, il Museo dello Sbarco e i cimiteri militari. Tutto questo integrato tra loro in maniera da creare una sinergia che permetta a tutto il turismo Anziate di ripartire, così che chiunque venga ad Anzio possa apprezzare il territorio in tutte le sue sfaccettature. Inoltre vogliamo riqualificare e valorizzare il nostro litorale, così da poter incrementare il turismo stanziale attraverso il ripascimento degli anelli e serie opere di contenimento dell'erosione. Istituire stage formativi, così da poter facilitare l'assunzione dei giovani, incentivare le produzioni agricole locali e promuovere la vendita diretta delle merci. Infine vogliamo la valorizzazione delle strutture sportive già esistenti, creando un appropriato indotto che troppo spesso viene dimenticato. Grazie. Ringrazio Cristoforo Tontini. Adesso passiamo alle domande dei rappresentanti che i rappresentanti dei vari staff faranno agli altri candidati sindaci. Io chiamo sul palco Marcello Bartoli del comitato elettorale di Bernardone, formulerà una domanda a Pollastrini, che si prepara. Un minuto. Sì. Allora, abbiamo un minuto, quindi solo una premessa di 20 secondi. Si è parlato molto di numeri, si è parlato di giustamente di elementi anche tecnici. Io vorrei ribadire soltanto anche il lato etico della politica. Le nefandezze adottate dal governo di centrodestra negli ultimi anni, parliamo di scandali a ripetizione, di cui per fortuna abbiamo anche ampia documentazione. Chiedo poi a Valerio Pollastrini, comunque a livello sia morale che tecnico, un parere sulla raccolta differenziata, sul mistero della raccolta differenziata, su come è stata avviata, sulle procedure anomale che ha seguito, l'iter, e anche a livello, questo a livello tecnico, a livello anche etico, un giudizio, un parere su chi ha denunciato, come ricordavi tu, i cittadini, semplicemente per aver detto che il mare è inquinato e per aver messo su in piedi un sistema di cooperative da dir poco scandaloso. Grazie. Ma c'è. E qua due minuti non mi basterebbero, però per quanto riguarda l'aspetto etico, io ho già detto quello che penso in più occasioni per quanto riguarda la denuncia di chi ha diffuso i dati allarmanti sull'inquinamento. Io per quanto riguarda l'aspetto etico faccio notare una cosa, che al di là dell'impegno alla sottoscrizione al rispetto della carta di Pisa, i 48 candidati della coalizione che mi sostiene hanno reso pubblici i loro certificati penali. Ci sarebbe da chiedersi il motivo per cui altre coalizioni hanno rifiutato una simile cosa, un simile impegno. Io la risposta ce l'ho. Io la risposta ce l'ho e spero che anche i cittadini e gli elettori cerchino la loro. Per quanto riguarda la raccolta differenziata, il mistero della raccolta differenziata, che rispondo? Che è campagna elettorale? Da 5 anni è campagna elettorale. Vedete che se continueremo con questa amministrazione diventerà cavallo di battaglia anche per la prossima campagna elettorale. Buona giornata. Chiamo Pierpaolo Natalini, eccolo, del Comitato Elettorale di Pollastrini, formulerà una domanda a Garzia. Per
prima però permettetemi di rispondere alla professoressa Bonaventura, mai come questa sera vorrei essere una donna. mi dispiace. Allora parlo. Dunque, in realtà alla domanda che volevamo fare a Garzia, il signor Garzia ha già risposto, perché riguarda il turismo. Allora l'ho cambiata seduta stante. Dunque, io lavoro a Roma e quando mi capita di parlare con i colleghi, spesso sento dire, parlo con i colleghi di Anzio, sento dire, beh, Anzio me la ricordo bene, ho bei ricordi, perché quando ero piccolo venivo spesso ogni anno a fare villeggiatura con i miei genitori, al che io rispondo, beh, perché non ci vieni più, non ci porti i tuoi figli? E loro mi dicono, no, perché secondo me Anzio ha perso un po' la caratteristica di quella città a misura d'uomo. Allora, ecco, la domanda che io vorrei fare a Garzia, che interpretazione dà a questa caratteristica di città a misura d'uomo che Anzio sembra aver perso? Grazie. Se per città a misura d'uomo intendiamo quello che era la realtà di Anzio nel dopoguerra, credo che questa sia una nostalgia, perché con una città come Roma, con 5 milioni di persone a 40 chilometri, questa città a misura d'uomo, inevitabilmente questa si è persa. Si poteva fare di più, probabilmente, per mantenere l'identità della città, mantenere un'identità, proteggerla, diciamo, concordare con Roma tutti la presenza, io dico, parlo sempre di Roma perché il 90-95% delle presenze turistiche provengono tutte dalla città di Roma. Noi dovevamo trovare la maniera di destagionalizzare, non rimanere soffocati durante il weekend. Chiaramente una presenza di seconde case che non nasce adesso con questo piano regolatore ha accentuato, ma questo nasce molto tempo prima. La politica delle seconde case comunque ha per certi versi strozzato il territorio, perché ha fatto sì che in certi periodi dell'anno i servizi andavano sotto stress, c'era una abnorme presenza di turisti o di persone. In altri periodi c'era sostanzialmente rimanevano solo i residenti. Questo tipo di fenomeno si è andato un po' chiaramente attenuando, però rimane il fatto che questa misura, questa città che il suo amico ci rappresenta, diciamo che fa parte un po' della storia, quella oggi è un modello di città che noi non possiamo più permetterci per le situazioni urbanistiche, perché con una metropoli come Roma addosso non è un tipo, è una tipologia di paese che non, secondo me non avrà più modo di essere ancora presa in considerazione. Allora, chiamo Maurizio Criscuolo del Comitato di Garzia, formulerà una domanda a Cristoforo Tontini. Buonasera a tutti, Cristoforo, è una domanda diretta a te. Rappresenti un movimento poco incline al compromesso ed è un mero esercizio quello che ti chiedo di fare. Se il Movimento 5 Stelle non partecipasse alle elezioni politiche, a chi accorderesti il tuo favore? Allora, caro Maurizio, ti ringrazio per questa domanda. Non lo so. Ne parliamo dopo. No, a parte scherzi. Il Movimento 5 Stelle, anche a livello nazionale, come saprete tutti, non dà fiducia e fa alleanze a scatola chiusa. Noi valutiamo idee singole, perché noi siamo dell'idea che le idee buone non abbiano un colore politico. Le idee buone sono quelle che fanno del bene a tutti, mentre quelle cattive avvantaggiano qualcuno a discapito di altri. Noi, se dovessimo essere in consiglio comunale, porteremo avanti le idee buone, perché vogliamo il bene di tutta la cittadinanza, anche di quelli che oggi non ci appoggiano, perché sono tutti cittadini di Anzio, hanno tutti il diritto di essere rappresentati. Penso di aver risposto. Grazie.
Allora chiamo sul palco Alessio Guain del comitato che sostiene Tontini per una domanda a Bernardone. Buonasera a tutti. Allora, la domanda mia è una cosa che non ne parla mai nessuno. Visto che il consorzio di Lavigno, Sant'Olivo, Sant'Anastasio, giuridicamente non esiste, oltretutto riceve un contributo non motivato dal comune di 170.000 euro l'anno e obbliga illegalmente i consorziati a pagare tramite Equitalia, cosa pensate di farne, dato che i cittadini pagano già quel tipo di tributo al comune? Cosa pensate del fatto che tutto ciò toglie una somma pari a circa 750.000 euro l'anno dalle tasche delle famiglie di Lavigno per soli 8 dipendenti? Grazie. Grazie, perché è una domanda importante e attuale. Hai centrato un obiettivo. Il consorzio di Lavigno drena delle risorse enormi dalle famiglie e c'è una condizione di vera dubbia legittimità sulla legittimità appunto di quel consorzio. L'amministrazione in quella vicenda dal punto di vista giuridico non ha mai voluto prendere posizione. L'impegno che noi assumiamo è innanzitutto rimuoveremo quel finanziamento a occhi chiusi di 180.000 euro e ne metteremo magari uno di 200.000 euro davvero spesi sulle strade di Lavigno affinché qualcosa si veda. Questo tipo di carrozzoni non è più possibile mantenerli in piedi. Questo è l'impegno che noi stiamo assumendo. Spero che la risposta sia sufficiente e aggiungo una cosa. C'è nel panorama fiscale locale l'introduzione di una nuova tariffa. Cioè adesso, al di là dei risvolti giuridici che afferiscono alla nascita del consorzio, ai suoi contorni giuridici attuali, c'è un problema. La TARES, che si profila all'orizzonte, sarà una tassa che verrà introdotta esattamente per pagare le stesse spese a cui dovrebbe far fronte la tassa consortile. Allora, siccome esiste un principio giurisprudenziale che impone che i cittadini non paghino due volte lo stesso servizio, cioè la manutenzione stradale e l'illuminazione pubblica, la sola introduzione di questa tassa, di questa tariffa, contro la volontà dei cittadini peraltro, non potrà più consentire di mantenere in piedi questo tipo di strutture. Penso di aver risposto. Allora, chiamo a Toni per una domanda a De Angelis. Un minuto. Buonasera a tutti e un bocca al lupo a tutti i candidati sindaco. Lei, candidato De Angelis, lei pubblicamente, anche se insomma siamo sempre del tu, lei che ha fatto del cavallo di battaglia la sua campagna elettorale sulla moralità, non pensa di essere a disagio rispetto al fatto che ha contratto ad oggi un debito con il comune di Anzio di 150.000 euro per una sentenza o più sentenze passate in giudicate a ultimo grado dalla Corte dei Conti? Lei non crede che rispetto ai cittadini normali che per 1.000 euro gli vengono pignorate la casa o gli viene fatto il fermo amministrativo della propria auto, che sono forse disgraziati e disoccupati, lei invece negli ultimi 5 anni ha fatto il senatore, non crede che questo disagio e questa situazione la rende incompatibile? C'è un'unicità oggi in questa sala che nei 6 candidati sindaci lei è l'unico ad oggi a essere incompatibile. Pensa che questa sia una situazione di serietà e questo sia un modo di ritornare alla buona politica? Ma una domanda come questa me l'aspettavo, è la motivazione perché io non faccio il candidato del PDL. Perché è questa la motivazione. Perché io sono stato condannato, non perché abbia rubato, sono stato condannato per un motivo molto semplice, perché nel 99, quando Nettuno, Ardea, Pomezia, Aprilia entravano in quella società di gestione sui tributi, e larga parte della maggioranza di centrodestra, che a quel punto mi sorreggeva, voleva entrare nella società dei tributi, Candido De Angelis motu proprio decise di non entrare nella società dei tributi, di gestire i tributi da solo. Con l'ufficio del comune emettemmo 120.000 avvisi di accertamento, perché
la banca dati del comune di Anzio era stata fatta all'Italsiele in Albania e non funzionava assolutamente. Rifacemmo la banca dati, incassammo nel primo anno circa 8 milioni di euro, da lì partimmo con risanamento delle casse comunali e facendo quello che abbiamo fatto in 10 anni. Che questa domanda obiettivamente mi fosse fatta da chiunque altro, io l'avrei sicuramente accettata e risponderò tranquillamente. Ma che mi viene fatta da chi ha fatto l'assessore con me 5 anni, sollecitata da qualcuno? Scusate, mi fate, scusate, calma, mi fate parlare, non ti agitare, stai calmo, scusa, fatemi rispondere. Posso rispondere? No, scusate, la domanda è una domanda precisa, è molto importante come tutte. Facciamo rispondere. Stai calmo, io vorrei rispondere. Che mi viene fatta che con queste decisioni ha partecipato insieme a me? Perché io vengo accusato e vengo condannato perché una tassa morta, l'ICIAP, che non veniva più applicata, gli uffici, non io, gli uffici decisero di tralasciare la riscossione dell'ICIAP per dedicarsi alla riscossione dell'ICI e della TARSU. Questa fa la motivazione. Poi, se vogliamo ragionare se la condanna è giusta o meno giusta, questo è un altro tipo di discorso. Però intanto voglio dire, chiariamo, la condanna è perché l'ufficio non è intervenuto, io mi sono assunto tutte le responsabilità, non c'ho nessun problema. Ma è stata un'azione di un'amministrazione comunale, non è stata l'azione del sindaco che ha rubato qualcosa. Punto. Andiamo avanti. Io dico, un'amministrazione che ha campato 3 anni su un'incompatibilità, perché se l'incompatibilità c'è oggi c'era pure prima, e non è mai stata sollevata, sono state nascoste lettere del prefetto, non sono state nascoste. Io adesso ho fatto un accordo con l'amministrazione comunale, se diventerò sindaco vedremo, risolverò l'incompatibilità se potrò, se potrò farlo, però risolverò il problema. Però voglio dire, rispetto a questi mi aspettavo, caro Broschini, un po' più di signorilità, ma su quello proprio che su... no, guarda, che tu non lo sapevi, io ci avrei scommesso la vita, perché sono 3 anni, io il centrodestra vorrei concludere, vabbè, poi parli, che il centrodestra, vabbè, che il centrodestra usciamo dal centrodestra, dalla coalizione, perché sono stato 2 anni a dirti, guarda che hai fatto un sistema criminale di potere, fatto di cooperative, di situazioni, e non hai mai saputo niente. Io mi auguro che tu non sai neanche niente su quello che succede all'interno di certe società collegate, dove mi dicono che si fa i forti con i deboli e i deboli con i forti. Perché io, vabbè, mi sembra che la domanda sia abbastanza... Ho capito, sto chiudendo. Sto dicendo, no, ti ringrazio, non c'ho bisogno, farò, sto pagando, perché non è che sto pagando, quando diventerò sindaco risolverò l'incompatibilità, ma mi andava di chiarire anche con la situazione che quello che ho fatto un gran vantaggio per il comune, se c'è stato un errore dell'ufficio, tutto sommato me ne sono reso responsabile perché hanno lavorato tanto anche loro per la città. Ringraziamo. No, aspetta. No, aspetta. Senti, salta tutto, senti, già saltato tutto. Senti. No. Aspetta. Allora, cedo la parola all'avvocato Barone per una domanda al sindaco Bruschini. Signor sindaco, allora noi torniamo sull'argomento del consorzio. Lei durante la sua amministrazione ha sempre valorizzato e apprezzato fortemente quella che è l'azione del consorzio, addirittura del consorzio di Lavinio, addirittura elogiandolo in modo esplicito anche in un verbale del 19 luglio 2009, dove
si complimentava col consorzio per il lavoro svolto, consorzio che effettivamente poi, ricordiamolo, il Lavinio Mare ha rifatto le strade, nel 2011 col rifacimento di Piazza Sant'Anastasio ha ulteriormente elogiato il consorzio. Leggiamo dal granchio di questa settimana che oggi invece è arrivato a essere contrario al consorzio e che ne vorrebbe la chiusura. E questo ci sembra particolarmente strano, perché insomma, dopo 5 anni in cui il comune è stato a fianco del consorzio, non riusciamo a capire questa posizione e quindi vorremmo un chiarimento su questa posizione, non vorremmo che c'entrasse qualcosa la campagna elettorale. E in più ribadiamo e richiediamo nuovamente il confronto sui conti, che comunque sia sui conti che avevamo richiesto come comitato elettorale del candidato sindaco De Angelis. Sui conti? No. Sul bilancio, sui conti del comune. No, grazie. No, innanzitutto voglio chiarire un aspetto di cui sono dispiaciuto, di cui De Angelis è particolarmente dispiaciuto, io condivido il suo dispiacere. Mi anche scuso se posso fare, l'avrei difeso personalmente io, perché in merito a questa storia della Corte dei Conti ho sempre sostenuto che personalmente la ritengo un fatto ingiusto, per i fatti così come io li conosco, come sono avvenuti, che già De Angelis l'ha spiegato. Resta inteso un altro aspetto che è semplicemente formale e che non vuol dire nulla, del pagamento o meno, perché gli altri hanno pagato, forse era opportuno che tutti si mettessero sullo stesso piano, anche se gli altri insieme a De Angelis considero stati condannati per un fatto inesistente, ingiusto dal punto di vista. Purtroppo la Corte dei Conti quando decide è una sentenza definitiva e non si può fare diversamente, ma non voglio fare accuse di questa natura assolutamente. In merito alla domanda invece del consorzio, voglio specificare che io mi sono trovato una convenzione già sottoscritta prima di me, con la precedente amministrazione, in cui il Comune partecipava fino al 30% della spesa. Siccome era sempre un po' confuso quanto fosse il costo del Comune, poi era sempre indeterminato il costo, noi abbiamo rivisto la convenzione e abbiamo stabilito un canone annuo per tutti i servizi che il Consorzio eroga per conto del Comune nelle aree comunali, nelle aree e per le strade comunali, su una somma di 170.000 euro. Siccome ritengo che fino ad oggi la funzione del consorzio sia stata efficiente, funzionale per tutto quello che è avvenuto, e penso che oggi si sia esaurito il compito del consorzio, perché sono state attrezzate le aree, sono stati fatti tutti i servizi necessari, forse al di là di quello che il Comune può fare, perché il Comune lì non è che può determinare nulla, perché è un consorzio privato, quindi il Comune non può fare più di tanto, forse sarebbe opportuno che si valutasse l'opportunità della cessazione del consorzio, visto che si è esaurito la propria funzione. Punto. Questo ho semplicemente detto. Tutto tranquillo? Non è tutto tranquillo. Che sta succedendo? Allora, io non so cosa stia accadendo fuori, ma cioè onestamente, cioè non ho parole. Allora, ci sarebbe l'appello finale dei candidati sindaci. Ci abbiamo 3 minuti a testa, manteniamo comunque l'ordine dei lavori, cioè non ci possiamo far condizionare. No, sindaco, io onestamente, noi abbiamo organizzato questa manifestazione, io pregherei, cioè io vado avanti, non è che possiamo, perché due litigano, noi dobbiamo interrompere un confronto pubblico,
scusate, chiamate la polizia, i carabinieri, intervenissero, ma noi il dibattito lo proseguiamo con l'appello finale dei candidati sindaci. A me dispiace, scusate, scusate, ci abbiamo lavorato un mese a questo confronto, ci abbiamo lavorato un mese come redazione per organizzare qui da Alberto Serpa un confronto tra i candidati sindaci. Cioè, io non interrompo proprio niente, anzi chiuderei la porta che qualcuno chiami il 113 o il 112. Marcello, Bartoli, chiudete dentro e chiudete la porta. Scusate, chiamate la polizia, carabinieri, chiudete la porta cortesemente. Cioè, ma che ragionamenti è? Ma io non ho capito. Cioè, un mese di lavoro finito, a posto. Allora proseguiamo gli ultimi 20 minuti di confronto. Tutti i candidati sindaci hanno 3 minuti per un appello agli elettori e per puntualizzare alcune situazioni. Ci hanno 3 minuti, anche 3 minuti e mezzo, perché sono stati bravi e hanno risparmiato nella prima parte delle risposte. Comincia De Angelis. Ma io intanto volevo ringraziare Ivo Iannozzi, il Granchio, che hanno, e Alberto Serpa, che ha fornito la sala bellissima per questo confronto tra i sindaci, tra i programmi. Diciamo che l'epilogo è stato reale per quello che è questa campagna elettorale strana, dove si non piena di bugie, di veleni, di una coalizione che sta spendendo somme incredibili per mantenere il potere all'interno della città. Io potevo fare il sindaco in maniera molto più facile, perché se avessi detto sì alla richiesta di Bruschini e di Zucchini di fare il sindaco all'interno del PDL, sarei stato abbastanza certo di fare il sindaco. Non l'ho voluto fare, ho posto una condizione chiara, netta, che non avrei, se avessi fatto il sindaco, non avrei riconfermato agli attuali assessori, perché sono assolutamente convinto che bisogna dare una sterzata a questa città, che 5 anni di amministrazione che sono stati nefasti, con un'opposizione, parliamoci chiaro, che è stata abbastanza tranquilla con questa amministrazione, perché sì, si sono allontanati dal Consiglio Comunale, hanno fatto gli aventiniani, ma i modi per combattere questa amministrazione ci sarebbero stati tantissimi, non è stato fatto. L'amministrazione ha camminato per 5 anni senza fare nulla per la città. Io questo chiedevo un rinnovamento all'interno del centrodestra, un centrodestra che guardasse al futuro, che guardasse comunque con un disegno, con un progetto di sviluppo per la città, che non guardasse solo all'avvenire di pochi. Questo sistema di potere creato è un sistema consolidato, fatto di cooperative, di amici degli amici. Le ultime risposte del sindaco ne sono assolutamente descrittive, confacenti. Se qualcuno è amico mio fa quello che vuole, se qualcuno non è amico mio non può fare più niente. Questo non è possibile. Dobbiamo liberare questa città. Dobbiamo liberare questa città da professionisti della politica, da gente che ormai fa politica per mestiere. Non è possibile. Ve lo dicevo, non ho voluto fare il sindaco alla coalizione, ho voluto fare un'altra cosa. Siamo 106 liste, 144 candidati, di cui il 95% non sa cos'è la politica, non ha mai fatto politica, sono cittadini che vogliono interessarsi della gestione della cosa pubblica. Io mi auguro che venga recepito questo messaggio da parte dei cittadini. Vi dico la verità, ma faccio una riflessione, la consegno pure a Luciano Bruschini. Sono amareggiato di quello che è successo stasera, perché alla fine ci vuole anche un minimo, neppure nel dibattito duro, nel confronto pure aspro, c'è stato sempre un pizzico di cavalleria comunque che si intendeva tra contendenti. Che stasera coloro che hanno partecipato con me per 10 anni alla vita amministrativa e hanno aspettato che io andassi via per liberare tutto quello che volevano fare, che io sono stato il tappo per 10 anni, e colui che fino a
fa l'assessore con me per tanti anni nello stesso partito mi fa una domanda del genere, beh, rimango amareggiato, perché vuol dire che tanti anni della mia vita ho capito poco. Chi tanti anni è stato vicino a me, probabilmente da parte mia c'è stata una scarsa valutazione del valore, della morale e degli affetti che sembravano veri e invece erano falsi, come sono falsi tutti quanti loro. Scusate, grazie. Adesso chiamo Ivano Bernardone. Beh, forse pure io devo un po' aggiornare il mio intervento finale, perché chi si stupisce del clima che si è creato qui stasera non capisco. Questo è il clima che c'è in questa città ininterrottamente da anni. Chi ha frequentato un po' il Consiglio Comunale sa che quello che è successo stasera è quello che succede puntualmente quando in questa città si cerca di attivare un minimo di confronto democratico. Qualcuno si ricorderà altre assemblee come queste in cui si cercava di rimettere al centro della discussione con equilibrio il problema porto o qualunque altro problema della città, ed è finito sempre tutto in questo modo. Se si pensa che questo modo di fare politica e i risultati che ha prodotto, le persone che adesso si ricandidano all'insegna della buona politica, del rinnovamento, e che siedono ininterrottamente con lo stesso seguito politico da 30 anni in Consiglio Comunale. Parliamo di persone che stanno in Consiglio Comunale dal 1980-85 e adesso ci indicano loro chi sono i professionisti della politica. C'è un limite a tutto, Candido. C'è un limite. Mi chiedeva Candido De Angelis dove stavo io nel 2008 quando i suoi servizi sociali andavano a meraviglia. Io contavo lo sfascio che il piano regolatore di Anzio faceva in questo territorio. Quando è stato firmato quel piano regolatore si è firmata una cambiale che ha sfilato 50-100 mila euro a ogni famiglia di Anzio. Questo è stato il piano regolatore di Anzio. Quando voi chiederete quanto costa la vostra casa oggi e quanto costava prima di quel piano regolatore, fate la tara di che cosa è stato per questo territorio questa pianificazione urbanistica. Altro che la Pesaris. La Pesaris è stata bloccata nel 1985. Vengono costantemente chiamati in causa personaggi che governavano. Stai parlando di persone che governavano nella preistoria. Tu sei la storia di questa città. Tu e le giunte di centrodestra, che badate bene, signori. Adesso si presentano con due candidati, ma hanno dato dimostrazione anche questa sera di essere un unico tipo di governo, sempre la stessa solfa. Candidati per eleggere quattro che saranno sempre gli stessi. È un'altra storia quella che abbiamo fatto noi. A noi abbiamo messo in moto nelle nostre liste persone serie, oneste, pronte a depositare il loro certificato penale e a rendere trasparente e pubblica la loro situazione patrimoniale. Perché in 5 anni reclamiamo il rispetto di leggi che obbligano a questo e nessuno lo fa? Adesso ci si fa credere che l'incompatibilità è una questione giudiziaria, entriamo nel merito delle sentenze o meno. Ma vi pare corretto che io per essere candidato sindaco debba rinunciare eventualmente ad un contenzioso in atto con il mio comune, magari per aver rotto il cerchione della macchina dentro una buca, e c'è stato dentro questo comune per mesi, per anni, e ci vorrebbe ancora essere, che è in una condizione di ineleggibilità, di incompatibilità, e ci chiede di transare su queste cose? Allora, se tutto questo è normale, io mi sono sbagliato, signori. Se tutto questo va bene, si può continuare con questo registro. Se invece, quando ci guardiamo intorno, questa sera abbiamo parlato di tantissime cose, di territorio, di acqua pubblica, abbiamo parlato di trasparenza, abbiamo parlato di servizi sociali. Io ho scoperto un'unanimità di intenti su queste cose. Siamo tutti fuori da Acqua Latina, ma dove stavano questi altri quando noi in Consiglio Comunale facevamo queste battaglie e venivamo marginalizzati? Tutti la stessa maggioranza, che l'ha pensata sempre alla stessa maniera. Allora adesso è il momento che ci si interroghi un pochino, perché le differenze poi ci sono e si può scegliere. Ad Anzio è possibile cambiare,
Siamo in un momento cruciale della vita del paese e anche di questa città. Noi una possibilità di cambiamento l'abbiamo offerta, con belle donne, uomini capaci, onesti e competenti, con un programma fatto di cose semplici e concrete, niente miraggi e niente promesse. Siamo pronti per questo. Possiamo finalmente far assomigliare Anzio a una città normale, ma per fare questo dobbiamo normalizzare la politica di Anzio, rimetterla nelle mani di padri di famiglia, di persone trasparenti, corrette e oneste. Tutto il resto viene a cascata. Se iniziamo così sarà un'altra storia. Scusate, comunicazioni di servizio, ci sono delle macchine che hanno parcheggiato proprio davanti all'entrata dell'albergo, cortesemente se è possibile spostarle proprio davanti all'entrata, credo che sia impossibile entrare e uscire, per cui adesso Cristoforo Tontini. Io ho apprezzato molto il discorso che ha fatto Candido sul mandare via i vecchi politici di mestiere, però permettermi un'osservazione: tu di certo non sei il nuovo che avanza. Comunque, sfortunatamente questi incontri non permettono di parlare di tutto il programma, ci sono molte altre cose che noi, su cui noi ci battiamo. Alcuni punti sono condivisi anche con gli altri candidati, altri sono in pieno contrasto. Ci tengo a ricordare altri punti, tra cui il piano di trasparenza amministrativa con il progetto Open Data, l'uscita da Equitalia con l'internalizzazione dei tributi, l'abolizione del Consorzio di Lavigno, il centro di accoglienza per gli amici a quattro zampe, le infrastrutture primarie in ogni quartiere, perché tutte le periferie si riconoscono in Anzio. Oltretutto volemmo anche ricordare il centro per gli anziani Lido dei Pini, giusto per citarne alcuni. Per questo invito tutta la cittadinanza anziana a leggere il nostro programma, per farsi un'idea più ampia di chi siamo e di cosa vogliamo. Io sono convinto che nella vita di ogni persona ci siano occasioni che capitano una volta sola. C'è chi le coglie e riesce a fare grandi cose, altre persone invece se le lasciano scappare e poi le rimpiangono per tutta la vita. Questa è la vostra occasione, votate per voi. Chiamo per l'intervento conclusivo, diciamo, Pollastrini, poi abbiamo il sindaco e Garzia. Io intanto ringrazio gli organizzatori per non aver sospeso il confronto a causa dell'ennesimo regolamento di conti tra destra e destra bis. Ci sarebbe da chiedersi perché tutto questo accanimento per gestire la cosa pubblica, ma il tempo è poco, quindi vi lascio soltanto con un appello sincero. Io mi rivolgo a tutti coloro che come me sognano una città diversa, gestita soprattutto in maniera diversa, una città più equa, rispettosa del sociale, che si proponga quale principale obiettivo quello dell'equiparazione di tutti i quartieri nella fruizione dei servizi primari, una città nella quale la politica non rappresenti se stessa, bensì i cittadini, che si apra costantemente al confronto con le esigenze e le problematiche di ognuno di essi. Una città nella quale non vi siano assessori onnipotenti in grado di promettere lavoro a coloro che si assoggettano al proprio volere. Una città nella quale le imprese che accedono ai lavori pubblici siano composti da liberi lavoratori e datori di lavoro indipendenti e che non siano quindi una promanazione di questo o quello schieramento politico. Sogno una città nella quale i candidati consiglieri non siano disposti a spendere centinaia o decine di migliaia di euro per finanziare la loro campagna elettorale,
arrivando perfino chissà ad offrire soldi e buoni di benzina in cambio del voto. Se anche voi come me siete soliti nutrire gli stessi sogni, allora sostenetemi. In un mondo dominato ad Anzio da questi giganti della politica, io ricordo a tutti che vi fu un tempo nel quale anche Davide sconfisse Golia. Dunque, coraggio, abbiate il coraggio di cambiare, abbiate il coraggio di credere che ciò sia possibile. Grazie. Penultimo intervento conclusivo al sindaco Bruschini, che è stremato. Non sono affatto stremato, sono un pochino dispiaciuto di come sono andate le cose. E pensavo che fosse una serata un pochino più serena e più tranquilla. Purtroppo anche questa sera abbiamo pagato il nervosismo che serpeggia in queste ultime settimane in questa campagna elettorale, un nervosismo secondo me eccessivo, che non ha ragione di essere. In fondo siamo in una democrazia laddove la competizione è un fatto democratico e dovrebbe essere sereno e tranquillo. Io sono di... Non interrompiamo il sindaco cortesemente. No, ognuno esprime propria opinione, perché lei sarà, non lo voti Placidi, che devo dire io? Mica sto obbligato a votare Placidi, però io ho una necessità di chiarire alcune cose, perché io sono una persona tranquilla, serena, umile, e mi piace che le cose si dicano nel modo corretto. Siccome sono stato tacciato un giorno di una cosa, un giorno dell'altra, di cui sono particolarmente anche dispiaciuto, di questi appellativi che mi sono stati attribuiti, voglio precisare, e lo dico a De Angelis, sempre per correttezza, che laddove io e Zucchini, nell'ipotesi della candidatura unitaria, che sia ben chiaro, sono stato io che ho posto il problema perché alcuni non fossero posti nelle liste, col tuo assenso, fra l'altro. Devi continuare a dire bugie. No. Ma perché non è vero? Allora io devo sempre ascoltare le bugie. No, bugiardo sei tu. Bugiardo sei tu. Perché l'hai detto dentro all'ufficio mio, dentro all'ufficio del sindaco, e no, dimentichi, non devi dire queste cose, Candido. Parlo del... No, di te posso parlare del... Posso parlare del chiosco? Allora... Superiamo questa cosa, perché qui non si può dire mai la verità, perché sì. Sì, sono d'accordo. Però io sono d'accordo. Bene. Sì. Ma perché a me mi dispiace che io non ti ho dato il... Fammi rispondere. A me mi dispiace che non ti ho fatto fare il chiosco. Ma che lo chiede a me? Ma a me? Ma lo chiede a me? A tutti voi. Non ho capito. Non è che i posti di lavoro li creo io. No, ascolta. Ah, se mi fate parlare... Allora, se mi fate parlare, vedo che vi arrabbiate tanto, io capisco che qualcosa, siccome qui vi conosco, io so anche perché sta arrabbiato quel signore, so anche perché sta arrabbiato, però io non ci posso fare niente, non posso dire sempre, non posso sempre di sì, non posso sempre di dire di sì a tutti, alle richieste che sono venute, perché ognuno può fare chiosco, può fare un palazzo, può fare... Lasciamo perdere, andiamo avanti. Qui non si può dire nulla, perché quello che dico sono bugie. Io so perfettamente.
No, vabbè, lasciamo stare Candido. Quando si è parlato dell'assessore, non volevo l'assessore, si riparlava delle primarie, delle primarie. Io lo dico solo per precisare alcuni aspetti. E poi sono anche altrettanto dispiaciuto che tu ti rivolga a me in quei toni che fai, quando fino a 2 mesi fa, basta leggere la stampa locale, dicevi completamente il contrario, che penso che meritassi io quelle tue valutazioni, cose che io non ho detto mai nei tuoi confronti, mai. Perché mi piace essere corretto e mantenere i rapporti, perché tu sai che fra l'altro nei confronti tuoi non c'ho nulla, ho avuto sempre un rapporto corretto, anche d'affetto, ma io non ho detto mai nulla, non ho detto nulla, ma io mi piace essere, io esprimo il mio pensiero come mi pare, che sia ben chiaro, poi a chi non piace, la porta aperta, si accomodi pure fuori. Quindi tu vatti a far vedere, lascia a far vedere. Bene, io vedo che siccome vi conosco e conosco pure a te e so perché tu fai così, a me non mi raccontate niente. Non ho capito. Non è un confronto, sono domande e risposte. Io sapevo che erano domande e risposte. Quindi io rispetto pure a quando proprio qualcuno sollecitava, io credo che l'elemento essenziale, importante, al di là di tutti i teoremi che ho ascoltato e tutte le medicine che ognuno ha, che il nostro problema è l'occupazione. Bisogna mettere in campo tutte le sinergie e le potenzialità che la città nel campo del turismo, in tutte le forme che ho ascoltato, alcune anche sicuramente condivisibili, per mettere in moto un processo virtuoso per dare ai nostri ragazzi una speranza e un futuro. E questo può essere fatto, per quanto ci riguarda, una parte per ciò che è possibile per i comuni, ma molto dipende da quelli che saranno i provvedimenti dello Stato, non è il comune che crea posti di lavoro, molto pochi e molto limitati. Le cooperative io ce l'ho trovate, alcune sono nuove, quelle vecchie sono andate via, ma c'erano, non è, io non ho inventato il mondo della cooperazione, il mondo della cooperazione è previsto dalla legge e si opera in funzione delle leggi. Quindi io rispetto a quello che può essere il futuro, l'appello che faccio ai cittadini di Anzio, ai miei concittadini, che io parto dal presupposto di aver fatto il massimo di quello che era consentito fare secondo le attuali leggi dello Stato. Anzio non è certamente la città che viene dipinta così come viene dipinta, è una città secondo me bella, curata, che è molto apprezzata anche dai visitatori che vengono da noi in villeggiatura. E voglio sperare quindi, per quello che abbiamo fatto e per le proposte che vogliamo, abbiamo portato avanti, i cittadini le capiscono e ci diano il loro voto. Grazie. L'intervento conclusivo di Giovanni Garzia. Potrei anche evitarlo, visto farei meglio. Noi abbiamo trattato argomenti sicuramente interessanti, soprattutto quello sul sociale, sullo sviluppo economico, ma non abbiamo parlato di tante cose. Io faccio una premessa: io capisco che il sindaco fa il sindaco, fa il suo lavoro e cerca di far apparire la città nella maniera migliore possibile. Fatta la premessa che io non ho nessun interesse personale né per l'amore che io provo per questa città, io non ho nessun interesse a demolirla, però io ho visto un'altra Anzio e nessuno c'è interesse, però noi non abbiamo parlato del porto, che è stata un'occasione persa, non abbiamo parlato del piano regolatore che ha devastato la città. Non abbiamo parlato delle periferie, perché se tutto va bene io forse vedo un'altra Anzio. Non abbiamo parlato di Lavinio Stazione, detto Lavindia, sacche di degrado e di povertà assoluta che noi vediamo ad Anzio 2, allo Zodiaco, al Caracol, l'erosione della costa, gli edifici scolastici fatiscenti, la sicurezza del territorio con furti e rapine in crescita esponenziale, patrimonio archeologico che sta andando in rovina. Io questo succedono, anche queste cose succedono ad Anzio, non è che succedono da un'altra parte. Attività commerciali al collasso,
aziende che debbono chiudere. Io non sto in maniera preconcetta a fare una rappresentazione della mia città che non vorrei fare, ma è così, non è solamente Anzio quella delle bandiere blu. In tutto questo si è fatta una campagna elettorale con proposte come Nerolandia, Central Park, Guidaria, insomma, lascio agli elettori il giudizio. Noi crediamo che Anzio abbia bisogno di proposte di buonsenso e di un rilancio del brevissimo termine. La città sta soffocando. Ad Anzio la classe dirigente è fatta da persone che si sono spartite la città, bisogna dirlo, e che governano ormai da decenni. Destra e sinistra sono corresponsabili di quanto è accaduto. Chi ha amministrato lo ha fatto male, chi ha fatto opposizione l'ha fatto peggio. Chi ha fatto opposizione l'ha fatto in maniera velleitaria e ai limiti del consociativismo. Le speranze dei cittadini sono state tradite da una cattiva politica che ha confuso i favori con i diritti, la propria sopravvivenza con la dignità delle persone, il potere individuale con il bene comune. La nostra sfida è chiara: far rinascere Anzio tradita da decenni di mala politica. Le liste che costituiscono la nostra coalizione sono puramente civiche, sono fatte di persone che prima di tutto ci mettono il cuore e la passione. Nessuno dei nostri candidati ha mai ricoperto un incarico politico, nessuno. Abbiamo detto di no ai partiti e abbiamo la pretesa di rivolgerci invece a tutti gli elettori liberi, chiedendo loro di fare una scelta di cui andare fieri. Il mio scopo personale è quello di favorire il rinnovamento della classe dirigente. Mi piace considerarmi un traghettatore che oggi è al servizio di un progetto ambizioso, quello di liberare Anzio. Ci porremo degli obiettivi ambiziosi e li perseguiremo con forza e passione. Al termine di questo percorso il mio impegno sarà quello di non ricandidarmi. Votando per la vecchia politica consegnerete Anzio a un lento ed inesorabile declino. Un voto per noi è un voto per il rinnovamento, per una città più giusta, più sana, più libera, dove il bene collettivo deve prevalere su quello individuale. Grazie. Allora, il nostro confronto, scusate un minuto solo, il nostro confronto finisce qui, è durato 2 ore e mezzo, insomma speriamo, noi crediamo di aver offerto un buon servizio alla collettività, al confronto e al dibattito politico. C'è stata qualche uscita un po' particolare, qualche momento di tensione, ma credo che faccia parte del sale della democrazia. L'ultima cosa, volevo ringraziare chi ha contribuito a organizzare questo confronto: Davide Bartolotta che ha la regia, Davide Vaggi, Elvira Proia, Paolo Guerra e Giovanni Del Giaccio, che domani Giovanni Del Giaccio modererà l'incontro tra i 10 candidati sindaci di Nettuno alla pizzeria Il Golosone alle 17:30. Quindi c'ha 10